Ciao amici, questo è Rincast 90. La mia voce soave è dovuta al fatto che mentre registro questo segmento mi sono appena svegliato. Ci sono grossissime novità, ma ne parliamo direttamente nell'episodio, quindi vai con la sigla. Rincast presenta Nerdcore. Cari amici da casa, benvenuti all'episodio 90 di Rincast. Con me questa sera il simpatico Ferruccio, Ciao amicissimi! il disagiato Simone Ciao amicissimi! e con noi per la prima volta, dopo molti e molti mesi, abbiamo un ospite, Farenz. Ciao a tutti ragazzi! Ciao, Ciao, ciao Farenz, come stai, amico da sto casa? molto bene, quasi insomma. Va E bene. tu sai perché? Perché sì, allora ne possiamo parlare dopo perché abbiamo questa bellissima rubrica delle case, ci puoi raccontare cosa è successo oggi e in caso Cacca! il motivo per cui ci lascerai così proprio d'improvviso, giusto? Esatto. Va bene. Allora, prima di iniziare con gli argomenti un po' più seri, insomma non so se le case sono proprio gli argomenti seri, comunque, prima di iniziare per davvero. Ci sono delle cose importanti che vi devo comunicare. Allora, intanto volevo ringraziare chi ha donato, e poi ne parleremo meglio. Cioè abbiamo Matteo Spallotta, Luca Teneriello, Melco Riccardo, Del Caldoe, Bla, Valabba, Valabla, Valabla, poi Roberto Zeta e Vernon 2X. Amici, se avete questi nick un po' del cazzo, non è colpa mia. Roberto Zeta. Roberto. Io l'avrei letto Robertoz. Roberto No, Zeta però Roberto Roberto Zeta fa più tipo autobiografia supereroe. di un terrorista, queste cose Infatti, esatto. qua. Il brigatista Roberto Zeta. Allora, annunci importanti. 3. 3. 1. La 1, la 2 e la 3. Il sito di Rincast è completamente rinnovato. Ci siamo spostati su Podbean, però voi lo trovate sempre all'indirizzo www.rincast.it. Tutti gli episodi, gli arretrati, eccetera, è stato tutto rinnovato. Con il rinnovo del sito, il blog Tumblr in teoria fa redirect qui, se non lo fa, comunque recatevi, perché ho visto che da alcuni mobile non fa il redirect per qualche motivo che mi sfugge. Comunque, se andate su www.rincast.it trovate il sito nuovo. Con il sito nuovo abbiamo anche cambiato il feed. C'erano diversi problemi con il feed precedente, un feed vecchio di 9 anni che Apple, tra l'altro, non mi riconosceva nemmeno. Tommaso ha bestemmiato un pochino in questi giorni, Fra le ragazzi. altre cose, ho scoperto in tutta questa procedura che qualcun altro aveva registrato Rincast, un network di podcast, aveva registrato Rincast come loro. Il problema è che esiste un altro Rincast che è un podcast di pugilato e loro erroneamente l'avevano registrato come loro. Poi non so se magari per rubarci i fans, però ho contattato il loro amministratore, gentilmente mi ha aiutato a fare il passaggio di consegne. Io ovviamente per 9 anni me ne sono sbattuto il cazzo ed è bello scoprire che non era nemmeno associato al mio account. Adesso finalmente è associato al mio account. Comunque il feed è cambiato, il feed vecchio funzionerà ancora per un paio di mesi, dopodiché morirà, quindi dovete abbonarvi a quello nuovo. Lo trovate sul sito nuovo. Comunque, se volete segnarvelo, vi consiglio, se utilizzate un client esterno, cancellate il podcast che avete adesso e iscrivetevi nuovamente. Il feed nuovo è rincast.podbean.com/feed. Lo metterò dappertutto. Se non lo fate per 2 mesi, poi sono cazzi vostri, non riuscirete più a scaricare Rincast. Quindi, amici a casa, fatelo. Con tutto sto casino, abbiamo anche ben deciso di iniziare una campagna di crowdfunding. Avete presente Patreon? Ecco, questo è identico, però non è Patreon, è una cosa integrata con Podbean. Allora, Ferruccio, solo per dare un'idea ai nostri amici di quali sono gli incredibili tier a cui possono pledgiare e quali saranno le reward incredibili a cui potranno accedere nel caso fossero così generosi, non riesco a capire neanche più i congiuntivi ormai, fossero così generosi da donarci i loro denari. Sì, allora abbiamo un calco del pene di Tommaso, No, chi dai, dona. di quelli veri, che già quelli veri sono difficili da credere. Sì, allora, uno praticamente niente, diciamo un dollaro,
un dollaro al mese, amici, perché mese. Questo è tutto basato su soldi che ci darete ciclicamente, non più una tantum, sì, però pratica, ciclicamente. Vogliamo fare le cose serie. Esatto, abbiamo capito dai grandi come fregarvi il denaro. Esatto, cioè, poi Simone ha dei problemi gravissimi al computer, dobbiamo comprargli un computer nuovo, è inaccettabile questa cosa. Quindi, Ferruccio, diciamo, quindi, allora, sì, un sì, dollaro sì. al mese, niente, grandi saluti, grandi abbracci, pacche sulle spalle e basta. Esatto, no, no, vabbè, allora, no, 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 aspetta, diremo il vostro nome su Ringcast. È questo. A meno che non vi chiamiate Roberto Z. Roberto Z è il supereroe, esatto. Il nostro amico supereroe Roberto Z. Per $2 invece, amici, sì. al mese, soltanto $2 al mese, pensate, una tazzina di caffè, a tazzulelle caffè, costosa, potreste ascoltare in streaming su YouTube mentre registriamo. Praticamente abbiamo iniziato a registrare con Hangouts, se donate $2 al mese, vi mandiamo in email, appena iniziamo a registrare, vi mandiamo il link, potete seguirci in diretta e commentare, cari amici a casa. Per $3 al mese, invece, Ferruccio? Sì, per $3 al mese, ragazzi, voi decidete, come se fosse un'avventura vivi, voi decidete di cosa parliamo una volta l'anno. Una volta l'anno potrete decidere... potrete decidere, perché questo poi si capisce meglio quando diciamo quali sono le reward, giusto Ferruccio? Sì, no vabbè, questo no, cioè, nel no senso... una volta l'anno, perché ci sono dei goal, se li raggiungiamo promettiamo, amici da casa, almeno una puntata al mese, che è una cosa che sono 2 anni che non facciamo, quindi c'è cioè, una grande, grande promessa, insomma, ecco. Esatto, e quindi insomma è quella di proporre un argomento, poi per $5. Ma facciamo una cosa, io dico una cosa, Ferruccio. Sì, vai. Per promuovere questa iniziativa, io direi di condividere per una volta il link con tutto il nostro gruppo Telegram, giusto? Sì. E dai, che così vengono, capiscono i vantaggi di donarci del denaro. Ok. E, giusto, dai, facciamo. Ma sono un branco di pezzenti, vuol dire. Solo per questo, vai, continua a spiegare i vari tier, eccetera. Sì, quindi... Fai il Giorgio Mastrotta del Ringcast. Esatto, allora per $5 avrete una batteria di pentole, acciaio inox, no, potete venire una volta in una delle puntate extra e parleremo con voi. E facciamo notare che qui abbiamo già un patron. Sì, 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 c'è già qualcuno che si è prenotato. Perché questo è conveniente, lo voglio fare anch'io, considera, 5 alla fine. E infatti, dai, una cazzata. Per 10 siete dei signori. Gentleman del popolo, direi. Esatto, esatto. Ricchi affaristi del cuore d'oro. Come una certa persona che conosciamo noi e di cui non diremo il nome, Vito Iuvara. E quindi, insomma, per questa cifra abbastanza sostanziosa, comporremo un sonetto in tuo onore o una piccola canzoncina che, scusate un attimo che prendo anche... lo strumento con cui probabilmente questa canzoncina verrà composta. Un organo. No, però devo dire che la mia ragazza che suona il piano molto bene, mi ha già chiesto perché la gente non dona, che lei vuole comporre delle canzoni a pianoforte per chi donerà $10 al mese. Quindi amici, vi faremo una canzone bella cantata da me, Ferruccio, Vito, chi vuole, Farenz, se vuole fare il coretto. Molto bene. Mondo. Esatto. Suonata da una bella finlandese. Da una bella finlandese, esatto. E poi per $25 al mese farete lo sponsor, tipo la Nike di Ringcast. Se avete un progetto vagamente collegato a quello di cui discutiamo nel podcast, per esempio Farenz, se mi dai $25 al mese... Scusa Tommaso, ma perché collegato? No, 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 io invece vorrei che ci fosse tipo Sanitari De Giovanni. E noi facciamo... No, ma tipo il panettone di... sai che abbiamo l'amico panettiere. Ma cazzo sì, dai, alla grande, molto meglio di un podcast. Allora, io te lo dico perché secondo me se lo facevo troppo attraente, poi Luca Teneriello... mi costringeva a parlare di Italiani. Esatto, di, no, no, non capisci, lui ha dei progetti molto nudi artistici, esatto. Quindi insomma ci riserviamo di dirgli no, perché magari arriva Andrea Maderna, dice no, ma fammi la pubblicità di Outcast, e dico, caro Maderna, purtroppo non si può fare, capisci? Ma se ti dà $25 al mese, $25 al mese ci penso comunque, Andrea, se vuoi pensiamoci. Va bene, però allora, i goal, questa è la cosa più importante. Cosa ci facciamo con tutti questi soldi?
Allora, se raggiungiamo $60 al mese, vi garantiamo 12 puntate all'anno. Saranno episodi regolari o extra, dipenderà dalla situazione. Però ve ne garantiamo 12. Se raggiungiamo $250 al mese, facciamo una festa per Rincast 100 e cercheremo di organizzarla in un punto che è comodo da raggiungere per la maggior parte di chi vuole partecipare. Con 5... Come? Richiavi. Reykjavik, esatto. Con, poi magari la facciamo tipo appunto a Kathmandu, ci andiamo solo noi tre e gli altri si inculano, insomma, fondamentalmente. Ma Reykjavik, fra l'altro, è un posto bellissimo, quindi io non lo escluderei. Esatto. Però, cari amici, poi il volo ve lo dovete pagare. Sono 7 ore di volo. Esatto. Con $500 al mese faremo Rincast World Tour. Cosa significa? Che appena iniziamo ad ingranare un attimo, se mai si raggiungerà una cifra del genere, non credo, però insomma l'abbiamo messo per sicurezza, inizieremo a mandare in giro per il mondo i nostri amici di Rincast, possibilmente tutti insieme. Che, tipo, vi ricordate il bellissimo reportage dal Giappone? Ecco, quindi noi andremo a fare dei viaggi e vi faremo dei podcast da località esotiche, mentre voi, poveri stronzi, da casa dovete andare a lavorare per pagarci il Rincast World Tour. E con $50,000 al mese, Simone, vuoi leggerlo tu? Non so se ce l'hai sotto... Beh, però è una cosa, secondo me, che ha quel prezzo. Cioè, sì, vale, gli vale. Vale. Voi torna volete. Vito Iuvara fisso. Cioè, esatto, $50,000 al mese. Cari amici, torna Vito Iuvara fisso. Come fate a raggiungere questo crowdfunding? Semplicemente da www.rincast.it, sulla destra vedrete un banner che dice supportaci, e da lì potete leggere tutte le istruzioni. Basta spam, direi che è ora di iniziare con l'episodio. Andrei con... Beh, abbiamo un ospite che chiaramente se la sta anche tenendo perché non l'abbiamo ancora fatto parlare. Parenz, tu oggi hai deciso di fare una piccola vacanza, raccontaci. Sì, ho sfruttato il weekend lungo qua col 25 aprile e niente, sono andato al mare come mi capita di fare ogni volta che riesco a prendermi uno o più giorni di ferie, e ovviamente l'unico weekend dall'inizio dell'anno dove il tempo ha fatto cagare è stato questo, però vabbè, alla fine ci sono stati dei risvolti positivi alla faccenda. Infatti, se piove, uno cosa dovrebbe fare? No, scusa. Come? Scopare. Esatto. E invece... Scusa, Farenz, interrompo perché ci scrive Roberto Z, sì? sulla chat di Rincast, e dice: ciao, sono Roberto Z, se dono di più potete trattarmi come un diversamente stronzo? Io penso di sì. Grazie Roberto, dono di più, ti trattiamo sicuramente come un diversamente stronzo. Scusa Farenz, continua pure. No, quindi giustamente la risposta che ha dato Ferruccio era la più intelligente, però ho visto bene di cominciare un gioco di cui magari parleremo più tardi nella sezione dedicata ai giochi giocati. Perfetto. Però hai parlato della tua cagarella, no? Mi pare di no. Allora, intanto, Farenz, bisogna che partiamo dall'inizio. Sì. Tu nacqui nel lontano... 2008. 2008. Cazzo, sei proprio un bimbo, minchia. No, per avere 8 anni, però c'è veramente una voce... Vedi? Cioè, smettila di fumare. No, perché mi sono scesi i coglioni alla svelta. Allora, nacqui nel 2008... No, ma tu chi sei, Farenz? Perché ormai, cioè, sicuramente ti conosceranno più di quanto conoscano Rincast, però diciamolo per gli amici a casa che non ti conoscono. Allora, mi chiamo Marco, sono nato a Cremona nel 1981 e vabbè, se per chi non mi conosce, sono su YouTube appunto dal 2008 con video riguardo i videogiochi, diciamo così. Tu sei stato uno dei primi YouTuber italiani. Dopo Vito Iuvara. Poi affrontiamo l'argomento più avanti, ho riservato per te una sezione particolare su questa tua storia di vita. E niente, quindi... Ci spammerai sul tuo canale YouTube? Ma naturalmente, ma già lo faccio, e Gazzo lo sa. Poi è vero, è stato uno dei primi ad aggiungersi al canale Telegram, ma chiaramente ci ama, pur non essendo ricambiato. Però è vero. Va bene, Ferruccio, io direi di far partire la sigla della tua casa, che chiaramente non si può mettere perché siamo in diretta, ma poi nel file audio la metterò.
Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California. Noi tuffi siamo così, noi siamo tuffi blu, buffiamo su per giù, due meno poco più. Così adesso quelli che stanno ascoltando sentono cosa facciamo quando c'è la pausa della sigla. Bene, vai Ferruccio con la tua casa. Sì, allora, amici, attenzione, è uscito il mio gioco, il mio nuovo gioco, videogioco per iOS, però su iPad funziona una merda, giocateci su iPhone, non rompete i coglioni, è un gioco fatto per cellulare. Si chiama Breaking Bricks, come Breaking Bad, ma Breaking Bricks. Attenzione, però Bricks, sei Bricks, veramente sì. Intelligentissimo, Ferruccio. Grazie. Ma si chiama Breaking Bricks o Breaking the Bricks? No, no, Breaking Bricks. Perché ed lo sto cercando adesso, ho trovato Breaking the Bricks. No, no. Bricks perché... Breaking, la madonna. No, con... Che scusa. Nome originalissimo, Ferruccio. Raga, qualcuno ci ha pensato e ci hanno copiato in anticipo. Però è con la X, Bricks, B-R-I-E. Ah, ok. X. E quindi questo giochino qua è praticamente è un piccolo esperimento che ho fatto da solo. La musica di Simone Edoardi, che è il mio socio di Bumblebee. Ma tutto il resto l'ho fatto io, design, programmazione, grafica, tutto quanto, ed era proprio l'idea che quando si cominciano a fare videogiochi ti dicono sempre prova a rifare un gioco classico. E siccome questo era il primo progetto che ho deciso di fare completamente da solo, anche se avevo aiutato con la programmazione, avevo fatto il game design di altri giochi, allora ho deciso di prendere un po' diciamo il template, come si può dire, lo stampino esatto di Arkanoid o Breakout, insomma, che dir si voglia, il gioco con la pallina e i mattoni, e tentare di fare una versione per cellulare che avesse qualcosa di originale. Quindi è un giochino così molto semplice, però secondo me ci sono un paio di twist di design che potrebbero essere interessanti. Ad esempio, le sessioni di gioco sono molto veloci. In questo mi sono ispirato un po' a Crossy Road, questo genere di giochi qua, che insomma, il tempo di una cacata. È molto basato sul punteggio e c'ha dei controlli che si spera siano adatti a un cellulare. Inoltre, insomma, vi ho risolto, amici, vi ho risolto il dilemma di quando c'hai l'ultimo mattoncino di merda che non riesci a distruggere. Adesso pensate, potete toccare il mattoncino, o comunque toccare una parte alta dello schermo, e la palla viene risucchiata verso quella zona lì, anche se vi costa dei secondi, perché facciamo queste cose da libro di game design, no? Che ogni cosa deve avere... Un lato la negativo, esatto. Esatto. E quindi insomma, il gioco è completamente gratis, non ha neanche pubblicità. Però diciamo la verità, hai messo la pubblicità perché così imbrogliavi l'Apple Store. E ho poi messo la pubblicità perché Apple praticamente se uno vuole avere delle analytics nel proprio gioco per sapere per esempio qual è il punteggio massimo, cioè qual è il punteggio medio che la gente fa, o ste robe qui, o quanto giocano in media tutti i giocatori, se uno mette le analytics, praticamente a quel punto stai invadendo la privacy e devi quindi dire sì, amica Apple, amica Unione Europea, sto invadendo la privacy, ma lo faccio per buoni motivi, che è quello di fare vedere delle pubblicità alla gente. Se non metti le pubblicità quando l'app è in review, Apple ti rifiuta l'app. Quindi io ho messo le pubblicità, le ho ottenute finché l'app era in review, appena me l'hanno approvata ho tolto le pubblicità da in remoto. Quindi il gioco è senza pubblicità, però ragazzi ho dovuto mentire ad Apple per voi. Pensate, Pensa, adesso ti scopriranno perché loro hanno i mezzi per farlo, Ferruccio. Ferruccio, ma io la pubblicità la do ancora. Anch'io. Porco. Allora, che cazzo dici, Ferruccio? Ho appena finito adesso la prima partita. Ma porco il cazzo. Amici, lo risolvo subito questa cosa, un attimo solo, che c'ho una cosa da...
Va bene, dai, allora intanto che facciamo andare a casa Simone, vuoi parlare anche della tua cizzonazzine? Sì, sì, sì. Allora, adesso ad aprile ricorre un anno da quando ho deciso che era ora di basta. E siccome negli ultimi tempi ero veramente ingrassato parecchio, cioè avevo anche delle abitudini un po', ecco, non molto salutari, tipo... Delle pere nell'ano. Ma quello sarebbe, guarda, quello è la cosa minore. Va bene, quello fa consigliato. Sì, infatti, beh, cioè, basta assumere frutta due volte al giorno. Esatto, dottore, non è che dice la devi assumere dalla bocca per forza. Esatto, una mela al giorno. E quindi no, insomma, anche la cosa di mangiare troppo, di fumare, di... droga. Sì, non fare mai attività fisica, queste robe qua, mi sono reso conto che ero un po' su una cattiva strada e allora ho deciso di cambiare un po' di cose, di mangiare un po' meglio, di muovermi di più, cioè di muovermi, di fare un qualche tipo di attività fisica che non fossero le pippe e ho smesso anche di fumare, almeno cioè, fumo sigaretta elettronica. Quindi sei un hipster? No, sono uno che è dipendente dalla mattina. È nulla, adesso a un anno di distanza ho perso un 15-17 kg. Un quinto del tuo peso? No, tipo 15-17 kg, una roba del genere. C'ho una forma adesso da essere umano, tipo con anche dei muscoli in alcune parti del corpo che si vedono. E niente, consiglio a tutti di provare a prendersi un po' più cura del proprio corpo perché dormo meglio, sono più meno scazzato, più contento, cose belle. Va bene, Simone, facciamo partire la tua sigla e poi vorrei sentire te, visto che non ti abbiamo ancora sentito un granché. Sono stato campione italiano di StarCraft 40.000 Killer 3 Winter Assault Dawn of War. Io sono stato azzurro di sci, eh? Io sono stato della nazionale di sci. Stavo per battere il cazzo sulla tastiera, così, gamble. Che bravo! Ce lo dimostrerà. Vai. Allora, io a livello di casa non è successo niente di gran particolare, però se non che, ma questo credo che sia una cosa di cui tutti voi soffrite, io ho scoperto e adesso sono ufficialmente drogato di Reddit. Amico! Era una cosa che forse sarebbe dovuta succedere prima o poi, ma sono passato dal veramente buttare il tempo su Facebook, sugli status più inutili della gente, fatti di qualunque, insomma, puttanata banale ci sia, tranne quelli di Tommaso, giustamente, esatto. A Reddit, e adesso mi rendo proprio conto che non riesco a farne a meno e sono diventato un redditor, nel senso che non mi interessa solo lurcare, ma voglio i punti. Quindi, entrare in quella spirale lì. Sono entrato proprio Karma in quella, quindi... A te proprio ti inculano con qualsiasi roba, Simone, perché inizi a giocare a Clash of Clans e diventi un drogato. E giochi a Clash of Kings. Avrò un problema con le dipendenze, adesso lo scopriamo. Clash Royale, esatto. Poi Hearthstone, adesso anche con Reddit. Cioè, esatto, in pratica quindi mi sono cercato i subreddit dove più potevo dire la mia... insomma, per guadagnare punti, tipo c'è un subreddit interessantissimo che si chiama Listen to This, e tu in pratica lì puoi consigliare dei pezzi musicali. Questo secondo me piacerebbe molto a Ferruccio, però ci sono delle regole: l'artista sull'AstFM deve avere meno di 500.000, se non mi piace, follower, e il video che tu pubblichi deve avere meno di 50.000 views su YouTube. Insomma, deve essere una cosa super nicchia, ok? Ma io questi li distruggo se ci arrivo. Bravo, infatti ci devi andare perché ti diverti un sacco. Ho postato un pezzo fantastico di From Monument to Masters, che è un gruppo che conosco solo io. Ho fatto un bot, tipo 30-40 upvote. Mila punti. E niente, adesso non so come uscirne, chiaramente, però devo dire che quantomeno mi sento che il tempo non è buttato. Cioè, tornare a fare...
forumaro è carino, insomma, non è proprio male, ecco, tutto qua. Detto questo, possiamo passare alla prossima rubrica, cioè la Casa Gazzo. Casa Gazzo, facciamo partire una bellissima sigla di Casa Gazzo. Amore, hai fatto la spesa? Casa Gazzo. Amore, hai lavato i piatti? Casa Gazzo. Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola. Casa Gazzo. Faccio questi rumori perché così poi è più facile beccarli sul file audio, penso. No, io potrei chiamare la bestemmia. Sì, no, però... A meno che non la urli a squarciagola. Devi proprio urlarla fortissima. Allora, Casa Gazzu, sono uscite oggi le recensioni di Alienation, il gioco esce domani, probabilmente quando sentirete questo podcast sarà già disponibile. Sta andando bene, devo dire, sta andando abbastanza bene. Meglio o peggio di Breaking Bricks? Non lo so. Adesso, allora, in questo momento mi pare su Metacritic, allora oggi pomeriggio eravamo a 83, adesso mi pare siamo un po' più bassi, mi pare che è 79. Vediamo, posso vederlo in diretta. Il problema fondamentale è come Metacritic calcola i voti e... abbiamo avuto adesso 80, ok. C'è un sito che ci ha dato 3 stelline su 5 e Metacritic lo traduce in 60, che è un po' un'inculata perché per un gioco è abbastanza drammatico e quindi quello tira giù i voti. Oggi sono uscite le review dei siti europei, immagino nella notte usciranno alcune dei siti americani. So che i codici per l'America Sony fondamentalmente oggi pomeriggio ancora non li aveva mandati, non so quando pensa che la gente abbia tempo di giocarci. Comunque quello che volevo dire è che il giorno prima del lancio è veramente un delirio. Scherzavo prima con gli amici nel gruppo di Telegram di quante email mi stanno arrivando di gente che chiede codici, siccome adesso appunto sono uscite le review e il gioco comunque sta andando bene, quindi tutti i siti un po' più piccoli dicono: ah, bello sto gioco, facciamoci mandare una copia gratis. Dal momento in cui sono uscito dall'ufficio, più o meno verso le 6, adesso sono le diciamo le 10, mi sono arrivate 59 email di richiesta. Di richiesta per domani mattina penso saranno un 150. La facile. Mia c'era, perché pure io voglio. Come? Considerate che per l'Europa hanno mandato fuori 750 codici, per l'America un po' meno, ma più o meno un equivalente. Quindi, cioè, già tipo un migliaio di codici sono stati mandati gratuitamente e adesso continuano ad arrivarmi email di gente che vuole codici gratis. C'è una certa morto di famaggine in giro, nel senso che con tutte queste richieste di codici, col fatto che adesso sono tutti giornalisti, è veramente difficile anche dirgli no, perché ti dicono: ma io ho il canale YouTube con 7 iscritti e mi aiuteresti un sacco. E è difficile perché a noi i codici di solito non li mandano, dobbiamo litigare ogni volta per farci rimandare, però le richieste le mandano a me, che le devo passare a Sony, che poi le passo alle sedi locali, che è un casino. E quindi niente, è una rottura di palle, però mi tocca... Allora, scusa Tommaso, io che ho 718 followers su Twitter... No, in teoria, cioè tu sei, ne hai molti di più di alcuni dei siti che mi contattano, capisci? E quindi sì, è difficile perché a un certo punto i codici sono limitati, certe recensioni, cioè anche se un sito piccolo ci copre, alla fine non ci cambia fondamentalmente un cazzo. Quindi sì, la dinamica della copertura dei giochi è un po' complessa. Parlavo prima con Giacomo Palma, che è nel nostro gruppo Telegram, di come al di là dei giochi che sono adatti per l'eSport, buona parte dei giochi praticamente vivono o muoiono nella copertura che hanno al lancio, fondamentalmente. E quindi è importante, lui diceva, diceva per scherzare, favorite chi ha il reach maggiore fra chi vi chiede i codici, e ovviamente dobbiamo fare. Mi ha dato del fascista, diciamo, no? Sì, mi ha dato il fascista. Dobbiamo far così necessariamente perché appunto abbiamo pochi codici e dobbiamo darli a gente che probabilmente può invitare altra gente a comprare il gioco, fondamentalmente. E, sempre che vada bene, perché chiaramente non sapevamo come sarebbero state le review. Ovviamente si sperava che andasse abbastanza bene. Comunque, a parte quello, il gioco uscirà domani, continueranno a rompermi i coglioni per ancora qualche giorno, ma poi me ne vado in vacanza, e a quel punto dovranno desistere. Ho iniziato un nuovo podcast, si chiama Roll Again,
lo trovate a www.rollagain.it, parla di giochi di ruolo, e ci saranno anche giochi a tavolo che Ferruccio mi chiedeva. Apparentemente ti sei appassionato ai giochi a tavolo ultimamente, vero Ferruccio? Sì, no, vabbè, da mo', però di recente ho ricominciato a giocarli stabilmente perché ho convinto la mia ragazza, ho detto questo, scopiamoli, mi ha detto giochiamo a qualche gioco a tavolo. Piuttosto gioco a Carcassonne. Esatto, e volevo così inaugurare che sono ormai decenni e lustri, anche anni, che non introduciamo nuove rubriche in questo podcast di merda, pensavo di fare in questa puntata il tavolo di Ferruccio. Se vi va bene, ha riscosso grande successo l'idea sul gruppo Telegram. Grande successo, nel senso uno ha detto ok. Uno ha detto ok, esatto. Sì. Allora, essendo che io ho un altro podcast che va in competizione con questa idea, ci dobbiamo pensare un po' di più, Ferruccio, secondo me. Dobbiamo io già c'ho un argomento per la prima, per il primo. Allora, secondo me facciamo così. Ci può anche stare, però allora dobbiamo scegliere dei giochi da tavolo che hanno un corrispondente videogiocoso. Che ma no, superiore. Ma perché? Ma no, ma non rompere il capo. No, se no vieni nel mio altro podcast, è inutile che mi rompi. Allora, stabiliamo un goal del nostro crowdfunding a 7.000 dollari. Ma volevo parlare di Pandemic. Dai. Vabbè dai, Pandemic dopo ti faccio, se abbiamo tempo ti faccio. Alla fine, quando abbiamo finito tutto... Sì, se non sei stanco puoi parlare di Pandemic, va bene? Ok. Bene, ultima cosa, questa settimana sono in partenza per la Sicilia. Caro Ferruccio, visiterò la tua bellissima terra, spero di diventare grasso come te l'anno scorso. Vai, arancine a palla, vai. E dopodiché, chiaramente tornerò vergognandomi di me stesso e anche io seguirò i tuoi consigli dietetici. Ma dove vai di preciso? Sì, infatti. Vado a Ragusa. Ragusa e dintorni. Prima Catania, poi Ragusa e poi... Minchia, Montalbano, alla grande, esatto, dai. Esatto. Sì, l'idea è proprio di andare da Montalbano. Sarà fantastico perché quella parte lì della Sicilia, quella un po' più lontana, cioè Catania può essere un po' dura, perché comunque è un posto incasinato, un po' come Palermo, c'ha il traffico e queste cose qua. Però no, i posti piccoli siciliani sono veramente fenomenali. Quindi, così, mi aspetto grandi cose a questa Sicilia, mi aspetto anche che qualcuno tenti di incularmi immediatamente appena metto piede. I classici luoghi comuni. Vedremo se... Ma poi scusate, probabilmente ti incularò anche in Irlanda, o no? Mi sbaglio. In Irlanda? Perché sono famosi per incularti in Irlanda? No, per dire, nel senso, non è che sei uno che può rispondere al fuoco, se arriva uno dice mi vedono in faccia e dicono, va bene. Ultima cosa, prima di passare agli argomenti, di cui ne abbiamo solo uno, peraltro, è uscito il libro di Vito Iuvara, che Ferruccio si chiama Aiutami. Si chiama L'amore al tempo dei nerd. L'amore al tempo dei nerd, lo trovate su Amazon.it. Sia versione Kindle sia versione cartacea. Se lo comprate cartaceo vi viene la versione Kindle gratuita. Ho iniziato a leggerlo oggi, mi ha fatto molto ridere, non l'ho ancora finito, però ve lo consiglio, cari amici a casa. Andiamo a arricchire il dottore, che ha scritto proprio un bel libretto. È la storia di un nerd che cerca di scendere a patti con l'amore. Tra l'altro, in diretta posso comunicare che il nostro crowdfunding sta funzionando, ragazzi, perché Guido Lanzafame ci ha fatto una donazione di un euro. Mitico Guido. L'abbiamo pure menzionato, quindi a posto, dai. Sei a posto, Guido. Non c'è più non bisogno di... Non niente per 12 mesi, me lo raccomando. 12 mesi. Esatto. Non devi mai più chiederci un cazzo. Io continuerei con appunto gli argomenti di oggi. Farei partire Farenz, che noi sappiamo lui essere un grande idolo delle folle su YouTube. Le donne che si tolgono il reggiseno per metterlo in lavatrice. Cosa ci sai dire? Guardando i tuoi video. Cosa ci sai dire del nuovo modello di PS4 che ormai sembra assodato, e fra parentesi vi confermo che esiste. Ce lo è. Ma no, sei pazzo, non dovevi farlo, adesso ti arrendi. Dio mio! Vabbè, alla fine,
alla fine che fosse annunciato ufficialmente o no, c'era da aspettarsi comunque quantomeno un restyle della console, perché comunque stiamo parlando di una console che ha quasi 3 anni, no? Sì. È uscita a fine 2013, quindi in piena tradizione Sony, ripeto, quantomeno un restyling c'era da aspettarselo. Adesso il punto di domanda riguarda ovviamente le specifiche tecniche di questo nuovo modello, no? Boh, cioè a me sinceramente la gente che ha incominciato a strapparsi i capelli al solo pensiero di PlayStation 4.5, 4K, così, boh, mi ha lasciato un po' stranito. Un po' prematuro. Leggermente, anche perché poi tra l'altro non è la prima volta che assistiamo ad un restyling / ammodernamento delle componenti di una console, no? Anche Sony stessa l'aveva già fatto in passato. Per esempio, io mi ricordo con la prima PSP, che già col secondo modello, quello più sottile, come cazzo si chiamava, la Light qualcosa, aveva anche modificato aveva aggiunto della RAM, non mi ricordo. Fatto sta che mi ricordo, avevo fatto un video di paragone, e praticamente quello che cambiava erano i tempi di caricamento dei giochi. Quindi... Però in questo caso non credo che sia esattamente così. Diciamo è più un capire cosa permetterà questo nuovo modello, no? Anche secondo me non sarà una cosa relativa solamente a dei tempi più brevi di caricamento. Diciamo che l'equivalente è più forse il 3DS. Il 3DS, diciamo. Esatto. Sì, no, io avevo fatto l'esempio per rimanere in casa Sony. Il caso forse più palpabile è proprio l'ultimo 3DS. Che non è... che c'ha alcuni giochi, credo, esclusivi, no? E il fatto è quello che, come l'avevano, in quel caso io capisco la gente che si era presa male, no? Perché quando hanno annunciato il 3DS nuovo, l'avevano sparato con subito al lancio, poco dopo, 2 titoli esclusivi per il new 3DS. E sono ancora gli unici 2 esclusivi. E sono rimasti gli unici, ma perché? Ma perché Nintendo non poteva fare dare un dito medio alle decine di milioni di gente che c'aveva già in casa un 3DS. La base installata era troppo grossa. Era troppo. E infatti in questo caso Sony si è affrettata a rassicurare che non ci saranno titoli in esclusiva. Questo ovviamente è quello che dici prima del lancio, però dipenderà anche da come vanno le vendite di questa Neo, giusto? Ma oddio, per come è fatta questa, da quello che abbiamo sentito, che sono tutte indiscrezioni che vengono da sviluppatori, e infatti alcuni sviluppatori sono un po' contrariati perché vuol dire lavoro in più. A quanto pare l'idea è quella semplicemente di fare versioni, questa PlayStation 4 Neo, che siano soltanto esteticamente più performanti, o in alcuni casi, per esempio quando si parla di giochi multiplayer, che al massimo permettano, più giocatori allo stesso tempo, no? Però quello va a cambiare. Però quello già è un cambiamento. Allora, secondo me quello che succederà, i giochi in 4K potete scordarveli da subito, perché serve un attimo. Ma anche questa cosa qua è una di quello che è una di quelle cose per cui la gente si spaventa ma non ragiona un minimo, cioè come cazzo è possibile che una console da 400 euro sia in grado di far girare dei giochi in 4K? Cioè non ha senso. Cioè, farli girare li fa girare, magari, ma non so. Ma non sono creativi. A tre frame al okay. No, infatti è più probabile che siano invece 60 frame. Volevo chiederlo a voi. Secondo voi è possibile che esca... Cioè, che Sony dica, ok ragazzi, questa nuova versione di PlayStation 4 consentirà categoricamente a tutti i giochi in uscita da qui in poi a girare a 60 frame fissi, ovviamente solo su questo modello. Da quello che ho sentito l'idea è quella. No, secondo me no. Sai secondo perché? Me non è possibile. No, è possibile, ma agli sviluppatori non conviene perché... Infatti. Perché un sacco di persone non capiscono... Cioè, siamo solo noi 4 stronze che capiamo la differenza fra 30 e 60. Mm. E se devi scegliere se far andare il gioco a 60... o farlo sembrare più bello negli screenshot, eccetera,
sicuramente il 99% delle volte scegli la seconda opzione. Aspetta però, Tommaso, però tu non consideri una cosa, che fare sembrare il gioco più bello vuol dire fare nuovi modelli, vuol dire fare texture migliori, vuol dire... Ma no, perché come, Ferruccio, come fare il gioco per PC per risoluzione alta e risoluzione bassa? Ha detto niente. No, vabbè, cioè lo fai solo a risoluzione alta e poi lo... Però capito, non è proprio la risoluzione bassa quella di PlayStation 4, quindi... Se devono scegliere, secondo me, anche perché sembra che Sony stia un po' spingendo per, stia incoraggiando in quella direzione lì, l'idea sarebbe per PlayStation 4 liscia è a 60 e per Neo è a 30, scusate, e per Neo è 60 fissi. Questo è quello che ho sentito dire io in giro. Sony, perché non è una cosa che può imporre Sony, cioè... No, si parla di consigli. Certi sviluppatori non riusciranno mai a raggiungere i 60, nemmeno se gli danno in mano un PC da 4.000 euro. Sì, quindi cioè, non puoi imporlo per hardware, perché altrimenti tutti i giochi su PC dovrebbero girare a 60 frame, ma non lo fanno, insomma. Posso farvi un'altra domanda? Sì. So che nell'ultima puntata, mi ricordo, avete parlato dei visori, no? E quando hanno presentato, cos'è stato il mese scorso, no? il VR ufficialmente, diciamo già con la pseudo data d'uscita, no? Ottobre, sì. Quando sono trapelate le prime immagini ufficiali, diciamo di quello che sarà il contenuto della scatola, avrete visto anche voi che figa, è un cavo unico, no? Secondo voi è possibile che questa PlayStation 4.5 possa avere al suo interno quell'unità esterna che servirà da fare, diciamo, da ponte tra visore e console? Allora, secondo me sì, però non so che form factor possa andargli, perché quell'unità esterna è bella grossa. È grande. Quindi, cioè, inciccioniscono la PS4 o sono riusciti a miniaturizzare altre parti, infatti. No, ma però scusami, in quel caso introdurrebbero ancora più confusione. Comunque, che cosa? Dovrebbero fare un'altra skew, un'altra confezione del visore di Morpheus. Non credo che abbia molto senso. No, secondo me piuttosto la differenza sarà abbastanza grossa nei giochi per VR, perché comunque i giochi per VR hanno e anche per questo dico che secondo me gli sviluppatori punteranno più sugli FPS, perché nei giochi in VR la qualità percepita dipende tantissimo dalla fluidità. Quindi... Allora, secondo me la cosa interessante è questa: sia Sony che Microsoft sembrano volersi spostare verso un modello meno simile alle console del passato, più simile al PC attuale, e paradossalmente sembra quasi che siano loro a star facendo le Steam Machine, perché nella pratica questa PlayStation 4 Neo, o comunque come si chiamerà, diventerà praticamente quella di base rimane la Steam Machine di base, e questa, sì, qua Neo diventa quella un po' più alta. Sì. Se ogni volta ne fanno due, cioè che questa è la Neo, poi diventa quella di base e introducono una terza che è un po', sempre un po' più potente, e a coppie sono sempre retrocompatibili, quindi la Neo adesso è retrocompatibile con la 4, quella che verrà dopo sarà retrocompatibile con la Neo, potrebbero a tutti gli effetti fermare un sacco di persone dall'andare a comprarsi un PC dove chiaramente ci sono delle attrattive, cioè comunque giocare sul PC sta diventando più semplice, Steam sta facendo un buon lavoro, i giochi non costano un cazzo, e quando costano tanto, dopo 3 mesi ce li hai a un decimo del prezzo, eccetera. Non so come la vedete, però anche Microsoft alla fine sta facendo i giochi che girano sia su PC sia su console. Chi non vuole rompersi i coglioni si compra un Xbox, chi vuole rompersi le palle invece si compra un PC, però gli sviluppatori lavorano sempre su una specie di piattaforma unica, no? A me detto così non sembra per niente una cosa negativa, anzi. Ma secondo voi allungherà anche la vita delle console? Cioè, sì, nel senso, l'era PlayStation 4 con 4.5 andrà di 2 anni, 3 anni, secondo più me, per me sta cosa che, cioè, la PlayStation 3 è durata 10 anni, per me è improponibile che continuino a esserci dei cicli di 10 anni, cioè non esiste nessun altro campo tecnologico. Il telefono lo cambi ogni 2 anni al massimo, il computer lo cambi ogni 2 ogni 3, cioè avere una console che dura 10 anni, che ti ferma tutti i giochi a un livello tecnologico che non permette nemmeno di innovare il gameplay, eccetera,
a, cioè, a quei cicli mostruosi che, a cui eravamo abituati, per me non ha senso. La gente dice, ma ho speso 400 euro 4 anni fa. 400 euro 4 anni fa non è un cazzo, sono 100 euro all'anno, che è quello che spendo io di birra in un mese, praticamente. No, fra l'altro... quanto costi al sistema sanitario nazionale? Sì, no, comunque, scusa, magari 10 anni no, però secondo me questo... Cioè, bisogna anche considerare una cosa, che il... sapete, la legge di Moore sta morendo, no? Cioè... comincia a diventare sempre più difficile creare microprocessori più piccoli e più potenti, al punto che l'innovazione da quel punto di vista proprio della mera potenza è rallentata di parecchio rispetto a qualche anno fa. Quindi secondo me, magari 10 anni no, però non è così improbabile che questa cosa allunghi la vita, perché sai cosa? C'è che questa roba qui permette di supportare la console vecchia con magari come viene supportato, come vengono supportate le specifiche low in un gioco PC per più tempo. Quindi secondo me non lo so. Il dubbio lì è che continuano a far uscire giochi che girano su ambedue le console, solo che la versione PlayStation 4 liscia è quella che gira male, cioè è tipo il Dark Souls che gira a 15 frame al posto del Dark Souls. Però se tu sei un ragazzino che non c'hai soldi e c'ha solo quella console lì, almeno c'è la possibilità di giocartelo male, però... Ma secondo me alla fine, ragazzi, noi stiamo facendo tanti discorsi, ma si tratta semplicemente di un problema di nomenclatura della console. Perché che una PlayStation 4 mi duri 8 anni o che me ne duri 4 e dopo ci sia una PlayStation 4 e mezzo al posto di una 5, cioè cambia poco la sostanza, cioè più che il paragone con il mercato di Steam, dei PC, eccetera, mi sembra più un paragone con l'iPhone 6, l'iPhone 6S, che poi il prossimo si chiami 7 o 6T, cioè cambia poco alla fine, sono sempre comunque dei continui miglioramenti che probabilmente proprio il mercato mobile ci sta abituando. Sì, a sostenere. Non so se cioè, il motivo per cui non la chiamano PlayStation 5 è che probabilmente il salto generazionale non è quello che ti permette di chiamare. Stata neanche così tanto tra la 3 e la 4, se vogliamo. Insomma, 10 anni? No, cosa? Dici dal punto di vista della potenza? No, non tanto della potenza, però se tu fai un paragone tra gli ultimi giochi della PlayStation 2 e i primi della 3... hai un bello scarto tra gli ultimi della 3. Si diceva la stessa cosa esattamente nel passaggio da 2 a 3. Prova tu adesso a tornare a un gioco PlayStation 3, vedi. Beh, guarda che gli ultimi di PlayStation 3 con i primi della 4, cioè guarda The Last of Us. Prendi The Last of Us, se prendi... Ma The Last of Us c'ha un frame rate che ti fa bene mal di testa, Beh, oddio, anche alcuni giochi della Play 4. Allora. Però concordo che gli ultimi di una generazione, i primi di quella nuova, di solito si assomigliano. Ma lì è anche un discorso perché magari, cioè, quando iniziano a fare il gioco, magari non è ancora annunciata la generazione nuova. Quindi sono quei giochi che sono presi un po' a metà tra una generazione e l'altra. Quindi può essere anche un po' quel motivo lì. Vabbè, comunque, allora, assodato che questa cosa qui esiste, e che a questo punto la presenteranno alle 3, a me sembra quasi strano che ormai, cioè, con tutta sta fuga di notizie, non cerchino di controllarla un po' meglio, ma evidentemente è l'intera presentazione che volevano fare alle 3, quindi non possono bruciarsela in questo modo indegno. Ormai manca un mese, terranno duro, penso. Chi di voi sarebbe interessato a un upgrade? Simone? Sicuramente io, cioè io l'occasione con cui mi compro la 4 è questa. Non ce l'ho ancora. Ah, perché non hai la 4? Ah, vabbè, ma ci sta allora come ragionamento. Cioè, io, vabbè, c'ho Xbox One, mi è mai bastato per ora perché tutti i giochi che ho comprato non li ho giocati. Perché se Simone, ti faccio una domanda, ma posso? Posso, Tommaso? Certo. No, io chiedevo a Tommaso, non a te, ovviamente. Ti do il permesso, il regalo. Ti faccio un'ipotesi assurda. PlayStation 4 la trovi a 300 euro, mentre la 4.5 esce a 5.50. Cosa fa? Madonna. Vabbè, no. Sto sparando per assurdo. Vabbè, ma io devo fare il riccone, perché così poi posso fare il Patreon da $25, quello che cazzo per Rinkast.
quindi sicuramente compro quello che costa di più. No, a parte gli scherzi, effettivamente sarebbe una cosa su cui rifletterei molto, perché a specifiche così, diciamo a bocce ferme, solo il fatto che aumenta la potenza della console, i giochi mi li godo anche sull'altra, forse se ci fosse un abbassamento di prezzo sulla 4 sarei interessato a prendere quella, probabilmente. Perché tanto comunque poi ci devo giocare a talmente tanta roba che... Chi è che sta battendo il cazzo? Appunto, dicevo, un attimo. Non mi sembra il momento di frollire le lepri. Neanche frollire i bambini. Va bene, allora, intanto che si risolve questo dramma familiare, io direi, se non abbiamo nient'altro da dire sulla PlayStation 4 Neo... Tu la compri, Tommaso? Ma guarda, aspetto di capire qual è l'andazzo. Sì, perché onestamente sarei più interessato a fare la partita del PC per la VR, se devo essere sincero. Ma tu VR, quindi sei sul fronte PC più che console? Allora, ti dirò, devo vedere esattamente cosa esce, perché ancora non ho visto un prodotto che mi dice sì, assolutamente devo averlo al day one. Per me siamo un anno in anticipo rispetto ai visori per VR belli, secondo me. Secondo me manca ancora un anno perché siano maturi, perché ci si veda bene, perché i giochi siano più di minigame, eccetera. Però vediamo. In prospettiva mi interessa farmi un PC più grosso, perché comunque ho 200 giochi, ormai sono 230 giochi su Steam che non ho mai toccato. E se devo giocherai mai? No, se devo prepararmi, preferisco prepararmi un po' più compatto, piuttosto che prendermi una PlayStation 4 che alla fine fa lo stesso che mi fa il mio PC attuale. La PlayStation 4 di base ce l'ho già, grandi esclusive, a parte Uncharted in futuro, boh. Cioè, Uncharted e Dreams mi interessano, di quello che si sa nei prossimi anni. Forse Horizon, ecco, che potrebbe essere un candidato. The Last Guardian, non dimenticare. Ci stavo pensando anch'io. Esatto. Così. Onestamente sono curioso di vedere cosa presentano e quanto meglio rispetto al modello attuale è. Se è solo vagamente meglio, non... Io credo che l'upgrade lo dovrò fare, perché se non è, fra un po' la mia PS4 mi abbandona, perché già fa un rumore che non sta nel cielo né in terra. Però sì, io il VR, io la Morpheus ce l'ho, cioè PlayStation VR ce l'ho prenotato, ce l'ho preordinato anch'io. Però sì, credo che lo prenderò, però naturalmente a quel punto non prenderò la nuova PlayStation, cioè dal punto di vista economico è troppo una botta. Anche se non credo che usciranno in contemporanea, si parla di marzo di questa. No, nuova... davvero? Da quello che ho sentito io sì, si parla di lancio a marzo 2017. Sai perché mi stupisce sta cosa? Perché l'ipotesi, come abbiamo detto prima, che sicuramente verrà presentata alle 3, mi dava anche l'idea di essere una contromossa da parte di Sony per cercare di sviare un po' l'attenzione sul possibile annuncio di NX. Che io non credo che abbia molta paura di NX, Sony. Guarda, secondo me ormai sono delle cose talmente diverse. Nintendo lo sa che non può andare in concorrenza diretta con Sony a questo punto. Infatti, non sono più gli anni 90. No, ma poi credo, non so neanche se, secondo voi, dal punto di vista proprio sia di marketing, sia anche di produzione, secondo voi si può fare praticamente un lancio multiplo di VR più questo allo stesso tempo? Cioè, non lo so, secondo me si pestano un po' i piedi da soli, non mi sembra una grande idea. Per quello forse la teoria che il VR è integrato ha senso, eh? Esatto, ma lì costa un bordello, però. Ti faranno un bundle da 800 euro. Simone, hai finito di picchiare tuo figlio? Ma no, ma poi... Dai, lasciamolo... Ragazzi, ecco... Lasciamolo menare. Voi che parlate di VR su PC, tutte queste cose qua... Dove cazzo... Lo vedete com'è la vita di un genitore? Quale PC? Cosa... Chi è che può mettersi il visore nel PC? Cioè, se c'hai culo la sera sul divano, 10 minuti e basta, cioè... Vabbè, Ferruccio, mi spiace. Le stanze dedicate al PC, il tuo tempo è passato. Va bene, io direi di chiudere questo bellissimo argomento e di passare ai giochi che stiamo giocando.
9, 40. Sì. Sigla. Una marea di schiaffi. Allora, andiamo con Farenz. Hai finito Mad Max. Parlaci di Mad Max. Mad Max, 90 ore di gioco. Non credevo. Mi è piaciuto veramente moltissimo, nonostante alla fine della fiera, cioè stiamo parlando di un gioco molto ripetitivo, però tutte quelle cose che ti fa fare per... Cazzo, io sento un ritorno che... C'è un eco bestiale. Ma secondo me è andato via Simone, ma ha lasciato le... Ti ha lasciato le cuffie da qualche sì, parte. Sì, vabbè, comunque. Dicevo che le poche cose che ti fa fare, te le fa fare in una maniera divertente... E che appunto mi ha spinto a giocare per 90 ore un titolo che forse si finisce in 15, forse 20, no, ma secondo me 15. E, Mad Max, Max picchia come il miglior Batman dei videogiochi della serie Arkham, anzi, personalmente ho apprezzato di più lo stile di combattimento di Max. E poi vabbè, l'ambientazione riprende molto quella di Mad Max, ma non necessariamente quella dell'ultimo film, cioè è comunque uno scenario post-apocalittico desertico, diciamo. Cioè non è bello, questo vuoi dire. Non è bello, esatto. E niente, cioè alla fine si tratta di un gioco semplice nelle meccaniche, ma che il cui continuo upgradare sia Max sia l'automobile ti fa venire voglia di continuare a giocarci, di andare a cercare i collezionabili, sì, che poi i collezionabili alla fine la maggior parte del gioco, per la maggior parte del gioco sono la moneta con cui tu potenzi il personaggio e l'automobile. Quindi, cioè, anche da quel punto di vista lì di questa minima parentesi ruolistica del gioco, se vogliamo vedere, insomma, è stata studiata bene, mi è piaciuto. Non l'avrei mai detto, però... perché non sono mai stato un grandissimo fan dei film, mi sono piaciuti ma non mi sono mai dato fuoco nell'attesa che uscisse Fury Road, però il gioco... Che ricordiamo il film dell'anno, il film dell'anno scorso. Esatto. Attenzione, Simone manda un messaggio, mi assento, vedo che vuole mia moglie. Sì, ma digli di togliere le cuffie dal microfono. E l'ho mutato, adesso non dovreste più sentire... Infatti, si sente. Non dovreste più sentire, esatto. Okay. Va bene, allora intanto proseguiamo e Ferruccio, se vuoi raccontare il tuo primo gioco giocato, così scrivo una roba a Simone nel frattempo. Sì, allora il primo gioco di questa puntata per me è Warbeats, pezzi di guerra, Warbeats. Lo dico perché c'è, quando nei podcast sento la gente che parla dei giochi, poi dicono il titolo una volta sola e io non... Anche a me rompe il cazzo questa cosa. Giusto, ripetiamo le cose. Quindi Warbeats, che è un strategico a turni, come si può chiamare, tattico più che altro a turni, per iOS. Funziona molto bene sia su iPad che su iPhone, al contrario del mio gioco. No, perché questo ha molto molto senso su iPad, è veramente proprio il classico gioco d'iPad, bellissimo sul divano, ti stai là con sto coso tutto colorato, bello. Ed è praticamente Advance Wars per iOS. Non lo so se chiamarlo clone, perché alla fine c'ha personalità, è carino, è molto 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 rifinito, quindi io non lo so, non lo chiamerei clone perché non abbiamo visto un Advance Wars negli ultimi 10 anni. Per chi non lo sapesse, Advance Wars è una serie di Intelligent System, che sono quelli che lavorano per Nintendo, credo che sia un team semi-interno di Nintendo, hanno fatto Fire Emblem di recente, e l'altra serie che è storicamente associata a questi qua è Advance Wars, che è una serie di una profondità veramente devastante, cioè non lo so, è una delle cose più vicine agli scacchi secondo me, nel senso proprio di quel tipo di gioco lì che è apparentemente semplice ma c'ha una complessità infinita, ed è semplice da imparare, difficile da masterizzare, come dicono gli inglesi,
Scusa Ferruccio, ci scrive Roberto Z sul wall del crowdfunding. Sì. Ma se dono di più, ma se dono di più, potete non prendermi per il culo per il mio nick, che è anche, che è anche il mio nome vero? No, vabbè, ma io ti dipingevo come il supereroe Roberto Z, non ti stiamo prendendo in giro, Roberto. Però se doni di più, sicuramente non ti nomineremo mai più. Va bene? Va bene, Roberto, grazie. Niente, Ferruccio, ti ringraziamo per questa bellissima disamina. No, scusatemi, sono tipo 3 euro, una cosa del genere. Compratelo, c'è anche una modalità multiplayer che è bellissima. Sono tipo gli scacchi per posta, quella roba lì tipo un turno a persona, molto molto bello. Premiamo questi progetti che sti poveri disgraziati ci hanno messo 3 anni e rotti a farli. No, di più, 4. Ormai i giochi premium non li vuole più nessuno, vero? Per esatto, e ci hanno messo 4 anni, non si faranno mai dei soldi e della vita spesa. Però, bello, War Beats. Va bene, Simone, hai finito di menare i tuoi familiari? Sì, volevo appunto precisare che i rumori che avete sentito sono tornati, la mia allegra famiglia è tornata, i miei 2 figli e mia moglie, era il grande Francesco che aveva preso un bastone di legno, un cucchiaio di legno, e stava bussando alla porta. Quando sono uscito gli ho detto, ah ciao, ma cosa stai facendo? Dico, va, io non ti trovavo, pensavo che eri lì, e quindi ho preso ammazzate la porta. Che ma lui faceva come tipo quella scena di Roger Rabbit, è presente quella ammazza la vecchia, e c'è quello che batte sul muro, i cartoni animati devono uscire, quella scena lì praticamente. Più o meno questo, quindi sono di nuovo con voi. Sì, eravate in giochi giocati, vero? Sì, tu hai giocato un bel gioco finlandese, vero? Io ho giocato un bel gioco finlandese? Sì, Quantum Break, che è di Remedy. Beh, giustamente, anche tu poco fa, Mad Max, che invece è svedese, grande Nord, grande Nord Europa. Terun. L'ha giocato anche Farenz, ma inizio tu, poi in caso aggiungi lui sul parere. Allora, a me sta comunque sia piacendo, e l'aria da Colossal, e quindi la forza produttiva impiegata per sviluppare il gioco si vede tutta, immagino insomma molti soldi iniettati anche da Microsoft, perché immagino sappiate che c'è una serie TV anche dentro. Comunque, diciamo intanto che cos'è il gioco. È nato in quel periodo in cui Microsoft aveva lo studio che faceva appunto serie TV, che ha fatto anche una serie TV di Halo, non mi ricordo come si chiama. Che poi hanno chiuso poi hanno chiuso fondamentalmente, quindi è un po' un rimasuglio di quell'epoca triste di Microsoft che aveva deciso di fare TV eccetera. Beh, allora, comunque il gioco è un gioco alla Remedy, quindi fondamentalmente uno sparatutto in terza persona in cui bisogna sfruttare i ripari. E la cosa particolare è che il protagonista è insomma basato sulle fattezze dell'attore Sean Ashmore, che è quello che ha un gemello, se non sbaglio, e credo che nel gioco ci sia anche il fratello. E tutto ciò che ogni volta che insomma si finisce un capitolo, c'è la famosa storia B a cui piaceva tanto a Ferruzzo, ci sono da fare delle scelte. Queste scelte portano a delle conseguenze totalmente diverse all'interno della trama, e non si può tornare proprio indietro, cioè si possono rigiocare i livelli, ma comunque una volta fatta la scelta è diciamo inevitabile vedere quella parte di trama lì, e parte ogni fine capitolo, mi correggerà Farenz perché forse ce ne sono di più, una serie TV che è proprio con gli attori veri, e che quindi rende molto particolare l'esperienza di gioco, perché questa fusione dei due media, il gioco è comunque già di suo abbastanza, c'è molto da ascoltare, ecco, c'è anche tanta azione per carità, però le parti parlate di trama sono molto importanti, e riescono comunque sia a catturare l'interesse dello spettatore, giocatore. Però la cosa veramente appunto secondo me colossale è questa storia di aver fatto tante scene, tante serie TV, poi quante sono le scelte del giocatore,
quindi comunque sì, avranno dovuto fare anche del girato, diciamo, in più, che tu non vedrai, perché a seconda di come finisci il gioco certe cose te le perdi, e ci sono molti attori famosi, quindi questo, per chi gli piacesse questo tipo di narrazione, sicuramente è un gioco da prendere in considerazione. La trama, comunque sia, fino a dove sono arrivato io, che è poco, ho finito il capitolo 2, è appunto interessante. Onestamente il gameplay io mi aspettavo un po' di più, cioè è un gameplay all'Uncharted, perché appunto ci sono anche qualche piccola fase platform, anche se in Uncharted erano più marcate e molto più divertenti, e se no si spara dai ripari. L'unica differenza è che ci sono i poteri, perché questo protagonista prenderà quasi subito, questo non è uno spoiler, i poteri del tempo. E quello che ho notato, io non so se qualcuno di voi ha giocato passata generazione The Force Unleashed. Sì, sì. Sì. Che faccio un paragone, che poi per carità non è sensato, quelli erano i poteri della forza, questi sono i poteri del tempo. Però era molto molto più fico usare i poteri di Forza Unleashed. Sì, però cioè, scusa, ti chiedo una cosa, Simone. I poteri del tempo qui sono dei poteri del tempo un po' del cazzo, nel senso che il potere del tempo che fa esplodere le cose, il potere del tempo che ci protegge dai proiettili, giusto? Sì, sono, sì, però cioè, sono assimilabili appunto ai poteri della forza, al di là del fatto che se l'avessero chiamati i poteri della gravità sarebbe stata la stessa. Dovrei chiamarli i poteri della minchia, perché sono un po'... ce n'è uno solo che è proprio del tempo, diciamo, che ferma tutto, un effetto molto figo. Però vabbè, ripeto, la grafica è talmente tanto bella, definita, eccetera, che mi sembra addirittura che si sia voluto esagerare con gli effetti di luce, effetti speciali. Io quando uso il potere del tempo non capisco che cazzo fa, che sta sai che questa cosa si vede sempre di più nei giochi moderni, perché esatto, tra l'altro è una tendenza che diventa, la scena diventa un po', però vabbè, comunque sia, ripeto, divertente, ma ho notato delle imprecisioni del motore, perché ti fanno saltare appunto, una cosa che di solito gli spara tutto con ripari, l'omino non salta, ricordiamo che Marcus Phoenix al limite grugnisce. Col salto si possono raggiungere dei punti che non erano raggiungibili altresì, e io una volta, non so se ti è successo, Marenz, mi sono incastrato. Quindi, perché, incastrato vabbè, in che senso? Incastrato nel senso che ho provato a saltare in un punto, poi su un container, poi dietro a quel container, perché ero convinto che lì ci fosse un cazzo di collezionabile, non c'era niente, e non sono riuscito a scendere. Ma lo vedi che c'è un po' di OCD, però? OCD? OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Cioè, stai un po' ossessionato, mamma mia, ti viene a mettere dietro il... Ah, vabbè, ho capito, se c'era un consumabile io lo volevo, cioè, non è che... Devo cercare lì i poteri del Scusa, tempo. Io ho due domande riguardo a questo gioco. Posso? Vai, prego. La prima domanda è: la serie in questione, cioè la parte quella, diciamo, di serie TV, mi sembra una puzzonata proprio dal punto di vista dello stile, dell'aspetto visivo e del... non lo so poi se saranno così anche i dialoghi, però mi sembra proprio tipo, sai, quelle serie un po' più puzzone, no? Non quelle di prima fascia, quelle un serie po' tipo, sì, ma neanche tipo Bones, sai, quelle ancora peggio, tipo Cold Case, sai, stezzozzate qua. Che ma, veramente... secondo me ragione ci hai preso, però alla fine non stonano, cioè ci stanno. Okay. L'ho seguita alla fine, a posto di farmi una sega, l'ho seguita. E questa è la seconda domanda, ma tu, mentre giochi a un videogioco, c'hai voglia di... Sì, bravo, bravo, sì. Bravo Ferruccio, cazzo, no. Questa è la domanda. C'hai voglia di guardarti una serie TV? Perché io no, perché cioè, c'ho Netflix, se voglio, perché mi devo... È quello il problema di Quantum Break. Infatti, secondo me, questo è il vero problema del gioco, che effettivamente la trama è figa, prende una cosa di Viaggi nel Tempo, secondo me... in un modo anche inedito, molto interessante, però alla fine non è a livello di una serie TV, un film, qualunque cosa, quindi per cui è un po' puzzona, come detto. Non è che proprio ti interessi un sacco alle vicende di storia, poi i dialoghi sono veramente da videogioco,
Non è che Max Payne fosse sto capolavoro di scrittura, era un po' il pettone. Dai, non me lo paragonare, cioè a livello cinematografico e tutto quello, è un film che funziona bene. Qui il punto è che se tu mi devi far vedere una cosa del genere al Formicotone, e c'è perché la serie TV è molto movimentata, mi devi dare pure una ragione per seguirla. Allora, la ragione deve essere per forza una trama, se no vedo un altro videogioco. Sì, ma io non capisco perché Remedy non ha non, perché hanno questa insicurezza di dover fare le cose tipo... Anche si vedeva anche un poco in Alan Wake, anche se era un po' più dissimulata. Cioè, sono bravi a fare videogiochi, non devono fare film. Va bene così, cioè, va bene fare videogiochi, non c'è niente di male. Uno li può fare... Secondo me in Alan Wake, che comunque anche lì io sono uno dei... Non lo so, insomma, l'ho criticato a livello di gameplay, però l'atmosfera era una roba pazzesca. Il problema di Alan Wake è che c'aveva un gameplay che non c'entrava un cazzo con... E credo che anche qui sia un po' il problema, però, che non c'entrava niente con la trama, perché in Alan Wake... Sta facendo sempre lo stesso gioco, da un po' come Alpha. Abbiamo due stili di gioco, facciamo sempre quelli. Sì e no, secondo me. Però... Nel senso che, ok, è lo stesso gioco perché stiamo comunque parlando di un TPS... Qua in più c'è tutta questa questione dei poteri del protagonista, no? Che se anche da una parte non è che siano proprio questa novità, perché sicuramente tutti noi quattro abbiamo giocato altri giochi con dei poteri, con protagonisti con dei poteri similari quantomeno, però diciamo che ai fini del contesto in cui si trova sto protagonista qua, ci può stare. Il problema è che, almeno io ho riscontrato, che anche le fasi da TPS più puro hanno comunque dei problemi, perché mi sembrava, tolti la questione poteri, di giocare un gioco vecchio, perché anche stronzate come il potersi riparare dietro ai muretti e poter sparare alla cieca, qua non è possibile. Cioè, sono tante piccole cose... Sì. Che quello potrebbe essere il tempo di sviluppo molto lungo. Secondo me la definizione gioco vecchio è proprio perfetta. Cioè è qualcosa che si faceva prima ma che adesso è stato superato. Secondo me hanno cercato di svecchiare la vecchiaia di Quantum Break con l'introduzione di questa novità della serie TV che inframezza il gameplay, videogioco, serie. Però secondo me è il suo più grande fallimento, perché se da una parte anch'io posso dire sì, come trama ci siamo, è abbastanza interessante, no? Nonostante, come quasi tutti le serie o i giochi in cui si va avanti e indietro nel tempo, alla fine poi non ci capisco più un cazzo, il fatto è che mi sono trovato diverse volte a sapere di avere magari, non lo so, un'oretta per poter giocare, no? Prima di cena. E l'idea di magari mettermi sul divano, giocarci in 5 minuti, poi finiva il capitolo e mi dovevo beccare mezz'ora di puntata, non mi faceva venire voglia neanche di cominciare a giocare, perché poi stiamo parlando di una serie TV, ma con delle tempistiche da serie TV. Non è una cutscene di un videogioco fatta con personaggi live action, diciamo. È proprio una serie, quindi con tutte le sue tempistiche necessarie, ecco. Va bene. Io spero non falliscano per questo progetto, non lo so se sta andando bene. Ma non so. In UK era il gioco più venduto all'uscita, quindi almeno il lancio è andato bene. Non però so anche la questione dopo che su PC era la merda... Di sicuro non gli ha fatto buona figura. Vabbè, ma chi se ne frega di quelli che giocano su PC, dai. Quello non lo so. Va bene, parlo io di un gioco molto bello che ho finanziato su Kickstarter, Hyper Light Drifter. Cos'è Hyper Light Drifter? È una specie, immaginatevelo come un Link to the Past con l'estetica di Evangelion e il combattimento di Dark Souls, più o meno. Bellissimo. È coloratissimo, c'è un sacco di esplorazione. Quando arrivano i nemici però ti fanno il culo a strisce e oggettivamente non si possono fare molti errori, pena una morte atroce fra mille sofferenze. Ho giocato un 5 ore. Quello che bisogna fare è fondamentalmente bisogna girovagare per questa mappa, recuperare dei cristalli. C'è un po'
l'estetica di Fez, se vogliamo, è tutto esagonale, ci sono delle cutscene dove non si capisce un cazzo cosa sta succedendo. Molto pixelato. Ci sono anche dei monoliti che si illuminano con un linguaggio alieno abbastanza simile a quello di Fez, eccetera. Però credo che il livello di testa nel culo sia leggermente minore rispetto a quello di Fez. Questo è chiaramente un gioco più action. Ci sono 4 boss, uno per punto cardinale, ne ho sconfitto uno, sono arrivato al secondo, però mi apre il culo e quindi ho deciso di fare altro per il momento. La mappa è completamente esplorabile liberamente, però ci sono delle aree dove chiaramente bisogna acquistare un po' di... cioè o diventare parecchio bravi o comunque acquisire delle abilità aggiuntive che si acquistano raccogliendo una specie di moneta che si trova in giro per i livelli. È anche abbastanza difficile da reperire, quindi bisogna passare un po' di tempo per recuperare i soldi necessari per poter aumentare, puoi aumentarti l'energia, puoi aumentarti diversificare le mosse, potenziare le armi, eccetera. Io lo consiglio veramente, secondo me è una cannonata, sicuramente il gioco indie più bello che ho giocato ultimamente, e ha questi picchi di difficoltà soprattutto per i boss. Il secondo a cui sono arrivato, ho letto, mi pare che fosse un giornalista di, non so se era Kotaku o Rock Paper Shotgun, dove ha mollato il gioco arrivando allo stesso boss. Però secondo me, col fatto che li puoi affrontare in ordine diverso, semplicemente lui si è impuntato di dover far quello, però in realtà ti puoi ritirare in qualsiasi momento, quindi è un po' una rottura di palle, però lo puoi fare. Continuerò a giocarlo, spero di riuscire a finirlo. Si chiama Hyper Light Drifter, io l'ho pure finanziato, però ho scelto la versione console PlayStation 4 semplicemente per una questione, perché ho pensato che in questo periodo non ce la facevo assolutamente a giocarlo. Magari in estate ci avrò un po' più di tempo, avrò finito quello che sto giocando adesso. Poi arriva Uncharted, insomma, mi sono fatto due conti. Alienation. Sì. Ah, giusto, Alienation, che ho comprato nel futuro. Quindi se lo compri oggi è ancora lo sconto, Ferruccio, quindi pensaci. Di quanto? Che è la cosa di... 10%. Quanto costa? 19,90 mi pare. Ah, bene. Comunque, e quindi io lo riceverò quando uscirà la versione PlayStation 4, è prevista per l'estate. Però sì, è una roba che è proprio... Quello è stato uno delle cose che ho finanziato su Kickstarter, proprio con una superficialità enorme, perché ho visto gli artwork, ho detto questa cosa è bellissima. No, c'è una bellissima atmosfera, tutti i dialoghi sono comunicati tramite vignette, quindi non c'è proprio niente di scritto. Ecco, ha due problemi secondo me. Uno, frame rate fisso a 30, e per un gioco del genere dove si combatte con la spada, eccetera, sarebbe stato più... opportuno averlo a 60, anche perché il gioco non sembra pesante, però credo che il problema sia il motore con cui l'hanno sviluppato, perché l'hanno fatto con, correggimi se sbaglio, Game Maker, può essere? Sì, poi non è tanto il motore, dipende da come programmi. Comunque, fondamentalmente hanno detto, cioè, se cambiamo il frame rate dobbiamo rifare tutto il gioco, praticamente. Quindi è una cosa, un problema di base. Secondo problema è che la mappa è molto importante nel gioco, perché ti dice, cioè tu vedi dove appaiono questi cristalli da recuperare e ti danno un'indicazione generale di in che direzione andare. Però sta mappa del cazzo è divisa in macro aree, e tu, muovendoti all'interno di un'area, non ti muovi sulla mappa. Quindi quando sei sulla mappa sei sempre al centro di questa macro area. E l'unico modo in cui ti puoi spostare è quando passi da una macro area all'altra, quindi non è disegnata nemmeno particolarmente bene, quindi tante volte è difficile anche capire, perché poi c'è una zona in superficie e poi c'è una zona tutta sotterranea. A volte ti mettono sti cristalli tipo in mezzo a un lago e cioè, non c'è nessun modo per arrivarci, è difficile capire come arrivare a queste cose. Secondo me, se non volevano dare indicazioni troppo precise su come per immagino favorire l'esplorazione, perlomeno dovevano permetterti di scrivere delle annotazioni sulla mappa, perché è veramente difficile ricordarsi dov'è la roba. Il gioco è pieno di segreti, Madonna. Porte segrete, roba che si apre solo con delle chiavi che si trovano dopo un tot di ore di gioco. Cazzo, io mi perdo a casa mia, mamma mia. Iscrizioni da decifrare, e non le puoi segnare sulla mappa, quindi o ti ricordi esattamente dove sono
oppure non le ritroverà mai più, fondamentalmente. Quello mi dà un po' fastidio, effettivamente. Va bene, altro gioco velocemente, Enter the Gungeon. Questo assomiglia molto a un incrocio fra Isaac e Nuclear Throne, se li avete giocati. Però mi piace più, sicuramente più di Nuclear Throne e forse un po' meno di Isaac, che per me è proprio perfetto. Però la dinamica è simile. La trama è che esiste una pistola per uccidere il passato, i nostri protagonisti, che sono quattro deficienti, che non hanno niente in comune, sono già all'interno di questo dungeon, che è un dungeon abitato da proiettili che sparano proiettili. Il gioco è fondamentalmente un bullet hell con le dinamiche di, immaginate appunto, Isaac. Si può fare il roll laterale e, cosa figa, si possono rovesciare i tavoli di cui il dungeon è pieno per proteggersi dal bullet hell. Dunque, i livelli normali non sono particolarmente difficili, però i drop nel livello, immaginatevi come in Isaac quando si trovano le stanze con il tesoro, sono abbastanza random, e leggevo in giro, non ci ho giocato tantissimo purtroppo, leggevo in giro che tante volte il proseguio dell'avventura dipende completamente dal drop che ti capita. Quindi se hai una sessione sfigata, è anche difficile riuscire a proseguire. I boss anche qui fanno il culo quadrato. Qual è il trucchetto? Che si ha una sola barra di energia che praticamente non si rigenera mai. C'è un mercante da cui si possono comprare dei cuoricini, però costano veramente un casino. E quindi si genera una dinamica dove tu, per esempio, puoi scoprire dov'è la stanza del boss, decidere di andarlo a affrontare immediatamente, però magari lasci un sacco di altre stanze inesplorate dove magari c'è un forziere con un'arma più figa. Che era come The Binding of Isaac, poi, no? Sì, abbastanza, è molto simile. Comunque, molto carino, ci dovrei giocare un po' di più. Andiamo con un secondo gioco di Farenz. Beh no, io ti parlo dell'ultimo che ho segnato, no? Sì. Appunto in questo weekend, al posto di trombare, ho cominciato Bravely Second, che dunque era da un po' che non giocavo un GDR tipico giapponese proprio, no? E praticamente questo seguito di Bravely Default cosa fa? Migliora in parte tutto ciò che già di buono aveva il primo episodio e aggiunge tante cose nuove, alcune opzionali e pressoché inutili. E io per adesso ci ho giocato 8 ore e mezza, è abbastanza interessante. Non è un gioco da 150 ore in pan di sì, perché il primo era più o meno così, no? No, il primo l'ho finito in una quarantina, se non ricordo male. E stando alla persona che mi ha prestato questo secondo episodio, siamo in linea col primo, okay, dal punto di vista almeno della durata. Poi vabbè, ovviamente dipende da quanto tu vuoi star lì a migliorare tutte le varie statistiche, le varie classi, che tra l'altro sono tantissime in questo gioco. Vabbè, la cosa che più balza all'occhio, secondo me, paragonato al primo, è il, come dire, il mood un pochino più lollo, se vogliamo, un pochino più scherzoso, che, oddio, ci può stare con questo character design, diciamo, però non lo so, sarà che sto diventando sempre più vecchio e più distaccato da questa concezione giapponese tipica dei giochi di ruolo. Però ecco, una cosa positiva che non ho ancora riscontrato personalmente, ma che è figlia del primo capitolo, cioè il più grande difetto del primo episodio, che chi l'ha giocato sa già cos'è, io non sto qui a dirlo perché sarebbe uno spoiler abbastanza importante, pare che in questo secondo episodio sia stato completamente rivisto e quindi un gioco, diciamo, completo, ecco. Scusa, non ho capito cosa vuol dire. Infatti, ma cosa sono tutti questi misteri? Qualcuno muore, Eris muore, che succede? No. praticamente il più grande difetto del primo episodio qual è? Che per tre quarti di gioco vai avanti tranquillamente, l'ultimo quarto
è un continuo ripetersi dello stesso capitolo. Ok? Wow! Esatto. Perché personalmente mi ha devastato l'apprezzamento del gioco. E invece in questo secondo episodio non esiste più una cosa del genere. Beh, sì, penso fosse una bella idea cambiare. Sì. Esatto, perché ricordo anche, mi ha fatto venire in mente l'episodio per DS di Zelda, Phantom Hourglass, che mi è piaciuto un casino, tranne il dungeon principale, che bisogna continuare a rifare se scadeva il tempo, che è una rottura di quel. La mia ragazza ha lasciato il gioco a quel punto. Ha detto sì. Purtroppo è un bellissimo gioco con un dungeon di merda in centro. Confermo. Va bene. Simone, tu hai ancora due giochi mobile da consigliare? Sì, uno assolutamente lo dovete scaricare, ma costa soldi, ve lo dico prima. €3. Si chiama Camaleon Run, è sviluppato dagli indipendenti Hyperbolic Magnetism, bellissimo nome per uno studio di sviluppo. È un runner, quindi secondo me uno dei giochi più adatti ai dispositivi mobile. Si giocano con un dito, perché bisogna solo saltare. Questo con due. E questo esattamente si gioca con due, perché la novità è che tu sei un omino fatto in 3D, la grafica è molto carina, dovete immaginare una, non so, una silhouette, però insomma è tutto arcato solo di... Pronto, mi senti ancora? Sì, risentiamo, vai. Ok. Dicevo, il 3D è tutto bianco a sfondo bianco, quindi insomma è come se non ci fosse nulla. Esatto. E, i due colori fondamentali, il viola e il giallo, sono appunto, si vedono come se fosse un'immagine quasi specchiata, quindi è una grafica comunque interessante. La cosa appunto interessante del gioco è che tu devi correre velocemente verso la fine e ogni volta che tu tocchi una piattaforma la devi toccare col colore giusto. Se non tocchi col colore giusto, muori. Quindi una specie di Icaruga, almeno da questo punto di vista dei colori, ma molto molto semplicistico. Però la cosa ancora più figa è che ogni livello, che appunto è parte da un inizio e deve arrivare a... Pronto? È morto. Alla fine tu devi solo saltare, campo uguale, quindi non è che cambia. Scusa, ma, Simone, Simone, fermati, ripeti l'ultima frase perché ti abbiamo perso. Sì, dicevo, ogni livello ha un pattern sempre uguale, quindi un'architettura sempre uguale, ma ogni volta che lo si gioca, il gioco ti propone di prendere degli obiettivi diversi e questo ti fa esplorare il livello, nonostante sia un semplice runner, uno dice, ma come fai a esplorare il livello? Invece sì, sopra e sotto, ci sono altre parti di livello che uno non vede, per cercare di ottenere gli altri trofei, diciamo. Se siete ossessivi come... No, non è proprio divertente, perché uno dei trofei è non cambiare mai colore nel livello. E quindi tu ti devi inventare un modo per risolvere il livello, però senza cambiare colore. È veramente un gioco ben fatto. Io consiglio a chiunque abbia un dispositivo mobile, quindi iOS o Android. E nonostante so che tutti si aspettano i giochi fighi, sono gratis, perché effettivamente la concorrenza dei giochi gratuiti è... ormai sono bellissimi. Però questo è proprio una perla indie che piace ai gamer, non a chi gioca su mobile. Quindi... Esatto, e fra l'altro in un gioco del genere credetemi che non volete dover pensare a microtransazioni e cose così. No, infatti non c'è niente, cioè tu gli dai soldi, punto, c'è tutto il gioco. Poi devi solo fare i tuoi record, il record sulla pista, appunto prendere tutti gli oggetti. È veramente, veramente carino, io mi ci sto divertendo un sacco. E un altro gioco invece vi volevo consigliare, ma giusto per vederne magari il design, è Fingerino. Non so se nessuno di voi... Finger Hero, eroe dito, dito eroe. Questo è un gioco... Porno. Sì, questo è un gioco sempre, credo, meno indipendente. Devo andare a... Più dipendente. E, il gioco, la meccanica è molto semplice. Bisogna solo scorrere il dito sullo schermo e scorrendo sullo schermo evitare gli ostacoli. Quindi non si comanda niente se non il proprio polpastrello. E è fatto benissimo, il gioco è gratis, questo ha sì delle microtransazioni, ma non sono
non è un freemium, tu ti puoi sbloccare i vari tipi di dita che puoi utilizzare. Esatto, e la cosa fantastica è che ognuno di questi ha un carattere diverso, dei suoni diversi, e cambia lo sfondo, quindi, del gioco, la grafica del gioco, e sono tutti molto simpatici, fanno morire dalle risate. Per esempio c'è la ciambella, vi vorrei far sentire l'effetto sonoro, che quando tu la conquisti, appena giochi, quindi metti il dito sullo schermo, fa Janet, e quando muori fa Janet, e fa molto ridere. So che così non fa ridere, ma dovreste prenderlo. Questo è gratis. Voi state ridendo, amici? Io un po' così, io ho ghignato. Continuerò così finché non ridete tutti. Va bene, dico due cose velocemente, poi lasciamo Ferruccio parlare di Metal Gear Solid. Banner Saga 2 l'ho preordinato ed è stato il primo gioco per cui ho chiesto il rimborso su Steam. Perché? Non perché non mi piace il gioco, ma perché è buggato. E purtroppamente quando inizio le battaglie, a me il primo è piaciuto veramente tanto, è un gioco strategico un po' tipo un Final Fantasy Tactics con la grafica di Dragon Slayer più o meno. Ma io di questo secondo ho letto benissimo ovunque. Sì, no? Sì, no, no, ma il problema è che quando inizio le battaglie, cioè la parte dove non parlano, tutto il terreno non è normale, ma una parte del terreno, anzi metà circa dello schermo, è completamente nera, l'altra metà ha tutte le texture sballate, il che rende veramente difficile giocare. Sono andato sui forum loro e mi hanno un po', diciamo, messo da parte dicendo sarà un leak dello screensaver, che fra parentesi non c'ho nemmeno. Al che mi sono girato un po' i coglioni, perché insomma, se ho capito, cioè, io ho detto vabbè, ma lo screensaver non ce l'ho, cosa dobbiamo fare? Il tizio lì mi ha risposto: guarda, non è neanche il thread adatto. Allora mi ha fatto girare le palle, ho detto vabbè, sai cosa, mi faccio ridare i soldi e lo compro quando costa la metà e vaffanculo, che sa che ti licenzino. Che mi dispiace, perché io faccio lo stesso lavoro di questo tizio qua. No, in verità non ti dispiace questo, l'hai fatto proprio apposta. No, però altro, cioè, vogliamo dire una cosa, scusate, scopriamo un pochino gli altarini, perché voi dovete sapere che io ho letto Tommaso, tipo nei forum di Housemarque, queste cose qua. Tommaso è la persona più paziente, più diplomatica del mondo quando fa queste cose per lavoro. Poi nella vita privata è uno stronzo incredibile. No, perché io accumulo una rabbia repressa, un terrore, una roba che mi proprio potrei vomitare, come si dice, non so neanche... L'esorcista. Esatto, una tenebra nera che mi esce dal culo. Dal culo, esatto. Va bene, amici. E niente, questo è Banner Saga 2, che ricomprerò sicuramente, perché ci voglio giocare, quando mi hanno risolto questo problema grafico, che peraltro pare abbia solo io, perché non ho trovato altri che hanno questo problema, e quindi... Tra l'altro ricordiamo che tu non hai mai problemi con la tecnologia. No, non ho mai problemi con la tecnologia, esatto. Tutto ti funziona sempre bene. Secondo gioco che l'ultimo gioco che sto giocando è un bellissimo gioco che si chiama Alienation. veramente ci sto giocando per la prima volta alla versione finale, perché ho giocato a 1000 versioni intermedie, però siccome hanno cambiato il bilanciamento praticamente fino all'ultimo giorno, non ho mai avuto l'opportunità di giocare al gioco che retail, che giocheranno gli altri. Quindi siccome poi mi troverò sui forum a dover spiegare ma se raccogli il loot dopo aver ucciso questo tizio, mi chiederanno, faranno tutte queste domande del cazzo, bisogna che ci gioco dall'inizio alla fine per effettivamente sapere di cosa sto parlando, anche perché i meccanismi sono abbastanza complessi. Se non sapete cos'è Alienation, è una specie di, diciamo, definiamolo Diablo with Guns, quindi Diablo con le pistole. Si può giocare fino a 4 giocatori contemporaneamente online, e c'è il drop-in, drop-out, quindi potete aggiungervi e togliervi delle partite come volete, e se volete potete anche fare l'invasione delle partite altrui per andare a rompergli i coglioni. Abbiamo mandato fuori un'email oggi che dice che stiamo lavorando anche alla coop locale, che è una cosa che non è inclusa nel gioco di lancio, ma siccome ci stanno spaccando le palle fortissimo tutti quanti, cercheremo di rilasciare appena possibile. Il problema di aggiungere la coop locale è che richiede un sacco di lavoro extra, perché il gioco, cioè nel momento in cui inizi a giocarci con 3-4 persone, siccome possono andare tutti nelle direzioni che vogliono,
cioè non è fatto perché rimangano tutti nella stessa schermata. Sì, la telecamera non è esattamente triviale. No, e quindi cioè, ci sono dei problemi tipo cosa fai, tiri giù, cioè, tiri, fai arretrare la telecamera a 5 km oppure mantieni un raggio entro cui devono rimanere. Per esempio l'interfaccia del menu è pensata per una persona alla volta, non per quattro, quindi anche quello da fare. Poi c'è un altro problema, per esempio il loot è personale, no? Quando uno uccide un nemico o apre una cassa, il loot che vedi tu, cioè anche i tuoi amici hanno la cassa, ma il loot è personale, se la aprono ottengono degli oggetti che tu non puoi rubare, no? Però nel momento in cui giochi con una persona seduta sul divano di fianco, quel meccanismo lì non funziona più, quindi va ripensato. E ci sono tutta una serie di cose che bisogna cambiare e la gente non capisce perché dice ma perché non hai messo la coop locale? Premevi il bottone ed era pronto, no? Come se c'è il bottone... Tipo quelli che ti dicono il bottone... Premi Photoshop e fammi il corpo da modella, no? Però secondo me in questo caso hanno ragione. Perché? Elabora Simone. No, scherzando. Io volevo sicuramente la coop locale se avessi giocato all'inizio. No, allora, il motivo per cui non c'è la coop locale è perché non importa quanto rompano i coglioni su internet, sono sicuramente meno di quelli che giocano in coop online. certo, questo è ma sono parecchi meno, almeno a stare da quello che ci dice il producer Sony, cioè, in teoria non vale la candela, però stanno rompendo le palle talmente tanto che effettivamente alcuni ci sono. E quindi a questo punto ci lavoreremo. Ah, ma comunque è una cosa, cioè la coop locale è sempre quando è una di quelle cose che fai magari poche volte l'anno, a meno che non c'è tipo un fratello, non lo so. Evidentemente ci sono un casino di fratelli nel mondo perché adesso improvvisamente la coop online non va più bene a nessuno. No, magari non ci giochi tanto, però è una cosa fighissima quando ci giochi. Quindi... Esatto, c'ha ragione Ferrucci. Sì, ho capito, ma se ti costa $500,000 di euro da sviluppare, che capito? Cazzo pago io? Pagate voi, cazzo vuoi. Va bene, Ferruccio, parlaci di Metal Gear Solid 5. Sì, velocissimamente. Allora, il 4 mi aveva fatto cacare a spruzzo, proprio come così un getto proprio di diarrea calda, perché secondo me era non solo di gran lunga l'episodio peggiore della serie, ma era anche il simbolo di tutto ciò che c'è di sbagliato nel videogioco giapponese, tipo sta cosa dei dialoghi scritti col culo, le cutscene troppo lunghe fatte male, il fanservice proprio che ti prende per babbasone, e tutte queste robe qua. Era anche il peggio della saga di Metal Gear, perché sai, la cosa che... Le nanomacchine sono la risposta a tutto, a qualsiasi buco di sceneggiature, i personaggi morti tre volte che continuano a ritornare, insomma, queste robe qua. C'era poco gioco giocato ed era pure un po' sfruttato male. E invece questo Metal Gear Solid 5 mi ha veramente spettinato, mi ha sorpreso parecchio, ed è secondo me, almeno fino al momento in cui sono adesso, sarà un 15-20% del gioco, è secondo me probabilmente il migliore della saga, almeno proprio joypad alla mano, perché è molto snello, c'è moltissimo gioco e poche cazzate, quella trama che c'è, quelle cazzine che ci sono fatte bene, c'hanno per una volta dei dialoghi scritti bene, recitati sempre un po', vabbè, così, però... scritti bene, la trama è interessante, ci sono delle cose, c'è un certo senso, non lo so, di inquietudine, di mistero, che secondo me la saga aveva perso. È una specie di Metal Gear Solid 3, molto più ottimizzato, con una grafica fenomenale, ed è, non lo so, è veramente una ventata d'aria fresca, è un bellissimo modo di concludere la saga. Molto 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 bello. Se non siete dei fan di Metal Gear Solid, io direi dategli una chance, perché è secondo me il meglio, un misto di tutto ciò che di buono è stato Metal Gear. Molto molto bello, uno stealth interessantissimo, che veramente momento per momento ti fa fare scelte interessanti, la difficoltà è quella giusta,
molto flessibile, non è la cosa che ti metti a sparare a tutti e ce la fai. La maggior parte delle volte devi dosare, magari all'inizio, metà della missione la fai stealth, poi ti beccano e lì ti devi inventare qualcosa, non lo so, una fuga rocambolesca su una jeep o queste cose qui. Ed è pieno dei segreti che ci piacciono tanto. Ti chiedo una cosa, Ferruccio, secondo te quanti soldi hanno dato Kiefer Sutherland visto che dice tre frasi in tutto il gioco? Cazzo, è vera sta cosa, sono tutti che parla e lui è zitto in qualsiasi momento, che non è una cosa cattiva, perché almeno non fa tipo nanomachines, no, però è un po' tipo Link in questo episodio, no? Lui è non veramente dice... tipo Link, ci manca solo che fa la faccia stupita e fa oh. Però è fra l'altro, scusate, ma hanno preso per fare quello che fa Miller, è chiaramente un calabrese, perché aspira a qualsiasi cosa che finalmente dice. Spazio ai calabresi nel mondo dei videogiochi, esatto, i calabresi americani, che, perché aspira a qualsiasi cosa, non so se vuole dare questo tono, no, di uomo vissuto e rocco, però c'ha sta cosa che parla tipo così. Cioè, non la capisco, sai. Però quindi insomma recitato, vabbè, sempre un po' una giapponesata, però sì, anche le parti giapponesi, tipo le cose stupide, mi fanno morire da ridere, tipo quando gli compri al cane la tuta tipo sneaking e c'ha la tutina il cane, cioè pure con i... Io non sono ancora arrivato, mi hai fatto uno spoiler bruttissimo. Sì, veramente. Posso dire solo una cosa? Sì, vai. Che tutto ciò che ha detto Ferruccio è esattamente l'opposto di quello che penso io. Cioè, a parte la questione che Peda alla mano è il miglior Metal Gear... No, infatti questo non ero d'accordo neanche io. No, invece io è l'unica cosa su cui sono d'accordo. Ah, okay. Due coglioni, posso dirvelo. Perché battito politico in TV, ragazzi. Secondo me questo qua si gioca da Dio e migliora tutte quelle che erano quelle meccaniche ostiche e vecchie di Metal Gear. Ma già si capiva da Ground Zeroes che erano sulla strada giusta ed effettivamente Phantom Pain ha esploso tutto ciò che aveva introdotto di buono Ground Zeroes. La disamina di Metal Gear 4 però non... cioè, come ti dicevo su Telegram, mi sta bene se me la dice uno che non è amante di Metal Gear, perché Metal Gear 4 è ciò che il fan di Metal Gear voleva, secondo me almeno. Perché anche la questione di etichettarlo come troppo fanservice, ma sti cazzi, era quello che volevo io dalla chiusura della saga di Metal Gear, quantomeno della saga di Snake. Poi, per quanto riguarda il 5, vabbè, avrete da giocare ancora, quindi avrete modo di parlarne magari a tempo debito. Però è come se io il 5 l'avessi considerato quasi come una trollata, nel senso che tutte le persone che hanno rotto i coglioni anni fa, quando è uscito il 4, dicendo si gioca poco, durano troppo le scene, le cutscene, Kojima cosa ha fatto? Ha fatto un 5 in cui giochi e basta, e non ci sono cutscene praticamente. No, però tutta la storia è sulle cassette da ascoltare. Quella non... inizialmente, cioè, per un gioco così lungo, secondo me, non è accettabile. Io me l'ascolto attraverso l'app mentre sono al lavoro. Ah, c'è un'app? Non lo sapevo. Felice, parlavamo l'altra volta delle companion app. Che sono veramente fantastiche. Questa qua, fra l'altro, se la usi durante il gioco, ti fa da radar, che è bellissimo, perché non lo devi aprire. No, per me va benissimo, ci siamo. Ferruccio, parliamo della cosa più importante. C'è una canzone di Umberto Tozzi, è vero? C'è sì. Gloria di Umberto Tozzi. Che purtroppo sì, conferma. C'è questo personaggio, vabbè, quiet, dai, non stiamo qua, che ascolta nella base, canzoni per lo più di New Wave, quindi ci sono... E poi a un certo punto Gloria. E voi Gloria, che in inglese, in una cover inglese, la mia ragazza fra l'altro mi ha detto esiste pure una cover svedese, ragazzi, bellissima. E niente, io lì mi sono alzato in piedi, ho applaudito alla TV, diciamo, le lacrime. Beh, è un bel direttore alla TV. Esatto, fanservice, una fava, io voglio essere sorpreso, a me quello che ho già visto, l'ho visto, non ridatemi le stesse cose, ma sorprendetemi, questo gioco mi sta sorprendendomi, quindi sì.
Va bene, Marco, volevi finire un ragionamento oppure hai detto quello che dovevi dire? No, questo così. Va bene, allora io andrei con l'ultima rubrica di oggi. Non abbiamo la posta perché non c'è scritto nessuno, brutti stronzi. Forse non abbiamo dato nemmeno molto preavviso sul fatto che ci fosse la puntata, è stata decisa un po' così al volo. Però vorrei resuscitare una rubrica molto bella che usavamo avere quando c'erano ospiti, e visto che c'è Marco con noi, torna per la gioia di... Grandi piccini. Esatto, grandi piccini, torna Barile Esplosivo Ti Stimo. Quindi facciamo partire la sigla di Barile Esplosivo Ti Stimo. Barile Esplosivo Ti Stimo. Tu non so se sei, essendo nato nel 2008, sì, solo l'anno successivo in cui hai iniziato Rincast, non so se sai cos'è Barile Esplosivo Ti Stimo. Rinfreschimi la memoria, perché io Rincast ho cominciato ad ascoltarlo tipo nel 2010, però ho recuperato le puntate quelle dove eri da solo abbastanza. Senti, prima di due anni è un po' difficile ascoltare. Sì, le puntate Joy Division, io le chiamo, esatto, così. Okay. Ma quelle hard le hai recuperate, perché c'è un filone... Va bene, no, però allora ti spiego, Barile Esplosivo Ti Stimo è una specie di test psicologico a cui noi sottoponiamo i nostri ospiti, mm-hmm, per cercare di dare un assessment. Ferruccio, traducimi questa parola così in inglese. Assessamento. Un assessamento, non esiste questa parola in italiano. Un assessamento, per capire un po' la tua psiche, eccetera, no? Quindi ci sono tre domande e a seconda delle tre risposte... È come quella scena di Silent Hill... come si chiama quello per Wii? Homecoming, com'è? No, Homecoming no. È quello per PS3. Si chiamava Silent Hill Frozen Synapse, una roba del genere. No. C'era un'altra lega. Era il reboot del primo Silent Hill, insomma, dai, capiamoci. Mm. Vabbè, dai, trovami il nome che mi viene... Shattered Memories, giusto. Mm. Vabbè. Che sai che c'è lo psicologo che ti chiede le cose, fra... Non so se... Vabbè, allora, la prima domanda è questa. Ricevi un messaggio su YouTube da una tua fans che ti dice di essersi innamorata di te. Sì. La prima cosa che pensi è: A, finalmente scopo. B, sicuramente un uomo. C, sicuramente è un uomo. B. Sì. Ma la fans... è deciso tra la D e la C. Ma la fans è sorella di Roberto? Sì. Sarà fan Z. La fan Z, esatto. Allora, la seconda domanda. La parola veneta, la fan Z. Sarà sicuramente una parola veneta. Seconda domanda. Stai ascoltando Rincast. Mm-hmm. Un tuo fans o fan Z chiede a Gatsu cosa ne pensi del fenomeno Farenz, che potrebbe essere anche letto Farenz, volendo. Dico. Va bene, cosa ne pensi del fenomeno Farenz? Gatsu dice: non me ne frega un cazzo, odio gli YouTubers, e Farenz è come un incrocio fra Hitler e Giovanardi. Mm. Anni dopo, Gatsu ti invita a Rincast. Sì, infatti. Tu cosa fai? Fai il signore che fa finta di niente, ma nel frattempo ingaggi una gang di Rom per sabotare le linee di telefono in Finlandia e far fallire l'episodio. Ok. Non ascolto neanche l'altra due. È strano che stia ancora sulla linea qua della chat. B. Ti incazzi e vai nel gruppo di Rincast solo per fare spam dell'angolo di Farenz e Gamefathers. Mm. C. Accetti a denti stretti, non prima di esserti chiuso in mobilificio, a usare tutte le seghe a disposizione dei tuoi signori e padroni. Sì, sicuramente. Perché, diciamolo, tu lavori in un mobilificio, giusto? Sì, per un mobilificio. È un'azienda che sviluppa e produce cucine solo. E seghe. Vabbè, ci sono anche quelle, sì. Quanto sei infantile, tu. Ma io me lo immagino che è tipo una segheria, però non so. Anche quella, sai. Vedi che c'era, che le seghe c'entrano. Allora, terza domanda. Cazzo, non mi ricordavo che questa rubrica mi facesse così ridere. Allora, cerco di controllarmi. Allora, terza domanda. Un tuo fans...
Porca puttana, ti si diverte. Fanzeta. Ti telefona di notte. Già successo? Ti dice... Ah, è già successo? Ti dice che non t'ha mai amato, perché lui segretamente amava Rincast e tu eri tipo un placebo. Ok. Cosa fai? Ah, lanci gli Snapcast prima di chiunque altro in Italia. B. Che? Gli Snapcast, sono i podcast su Snapchat. Ah, minchia, come siete avanti, ragazzi. Ma io davvero... Non credo esistano. Non credo esistano, però l'abbiamo appena inventato. Perfetto. Poi, B. Compri un Nintendo Wii dicendoti che alla fine il motion control ti piace. C. Costruisci una statua ad Andrea Maderna, da oggi il tuo unico dio e idolo. Con scritto sotto Outcast merda, però. Vabbè, quindi, certo. C. Però con l'aggiunta della targhetta. No, BB, dai. Compri un Nintendo Wii. Motion control. Va bene. Simone, tu che sei un fine psicologo, cosa, come assesseresti? Giudico la personalità di Marco Farina forse bipolare. Credo che ci sia qualcuno dentro di lui. E sì, magari... io mi preoccuperei un po'. Se qualcuno è vicino a Farenz, come cioè, parenti, amici, io starei un po' attento. Secondo me dentro Farenz c'è un gazzuccino. Un gazzetto. Che poi ricordiamoci, lui avendo accesso a tutte queste seghe, cari amici da casa... Cazzo, ma ti piace tanto sto battuto? Io ci starei attento. Va bene, io direi che per questa sera abbiamo concluso. Ringrazio... Io volevo fare il tavolo di Ferruccio, però vai. No, vogliamo parlare di... Ignorato completamente. Mamma mia, ragazzi, io tento di portare innovazione, io sono come Nintendo... Tento di portare innovazione e la gente veramente mi sputa. Vabbè, allora come la chiamiamo sta rubrica, Ferruccio? Io pensavo il tavolo di Ferruccio, oppure Ferruccio sul tavolo, oppure a tavolo con Ferruccio. A tavolo con Ferruccio. Aggiungi un posto al tavolo di Ferruccio. Ma perché, ma quello è un po' banale, io pensavo a tavolo di Ferruccio, con Ferruccio. Però, ragazzi, fra l'altro... Tavolo di con Ferruccio. Sigle. Ragazzi, abbiamo bisogno di sigle. Però Fenton ha deciso che non sta... No, non sta deliberando. Dobbiamo mettere un altro gol lì su... Dobbiamo assessare anche Fenton, mi sa. Sul Patreon, mettere un altro gol a 100.000 e a 100.000 chiedi la sigla a qualcuno. È un ragazzo molto... Esatto. Ce la fa Bob Dylan. Esatto, qualche artista morto. La sigla di Bruce Springsteen. No, io pensavo più a Prince. Cioè, Prince è arrivato. Prince è David Bowie, dai. Esatto. Secondo me per 100.000 comunque Bruce Springsteen ci pensa. 10 secondi, dai, che cazzo. Mettila come ultimo gol di però secondo me vinto Bruce Springsteen. più che Springsteen è Mamarrone sarebbe adatta o Hank. Le porno star non le vogliamo su questo box. Va bene, Ferruccio, al tavolo di Ferruccio o con Ferruccio o per Ferruccio, non so. Via da in con Super Trafra. Sì, allora, i giochi da... Allora, c'è... Sì, no, non c'è sigla. Non facciamo... No, non ce l'abbiamo la sigla. La sigla sarà il battito di mani. Bellissimo. Geniale. Molto low cost. Allora, no, i giochi da tavolo, amicissimi, se non lo sapete, amici, non sono più solo Monopoli e Risico. Sono anche, ci sono un sacco di giochi da tavolo molto... c'è una varietà enorme. E allora, in questa rubrica vi guideremo, prendendovi la vostra manina pelosa e sudata, nel mondo dei giochi da tavolo, che recentemente ho riscoperto, perché, come dicevo prima, la mia ragazza le ho chiesto, facciamo all'amore, lei mi ha detto, no, giochiamo un gioco da tavolo piuttosto, e quindi eccoci qua. Il gioco di cui parlo questa sera si chiama Pandemic, è un gioco abbastanza popolare ed è, se non siete abituati ai giochi da tavolo, vi sembrerà abbastanza strano perché è un gioco cooperativo. Quindi si aspetta, gioca... tu hai la versione quella dove si strappano le carte, quella roba lì? Perché ce l'ho, ma non l'abbiamo ancora cominciata. Per ora ci stiamo rinfrescando la memoria. Stanno sui preliminari adesso. Esatto, poi stiamo giocando la versione base, che è quella che dici tu, è Legacy.
Esatto. Che ha vinto un miliardo di premi, però a me l'idea di strappare le carte mi fa venire proprio il magone. Io invece sì, cazzo, si vive una volta sola. Quindi insomma no, per ora stiamo giocando per rinfrescarci la memoria a Pandemic Base, e direi che Pandemic Base è un buon punto di partenza. Allora, Pandemic è un gioco cooperativo, quindi da 2 a 4 giocatori giocano assieme contro le regole, contro il tabellone praticamente. E quindi c'è questa cosa di coordinarsi con gli altri giocatori, di sviluppare assieme strategie e di giocare verso un obiettivo comune, che è estremamente interessante. Però, aspetta, spieghiamo l'ambientazione pandemica. C'è un virus che si sta diffondendo, no? Non un solo virus. Diciamo che è tipo Plague Inc., però al contrario. Videogioco, sì, spiego bene. Sì, praticamente i giocatori sono nei panni di un gruppo di scienziati, poi ci sono insomma diversi ruoli, però una task force che deve combattere quattro diverse... È tornato tuo figlio col cucchiaio? Il figlio piccolo da picchiare. Sono 10:30, si dorme, bambini! Quindi quattro diverse varianti di un virus che si espandono in tutto il mondo, e lo scopo del gioco è quello di contenere queste epidemie e alla fine anche curare questi virus. È abbastanza difficile, cioè vincere non è una roba da ogni partita, ed è molto strategico, c'è questa cosa davvero che si possono fare un sacco di strategie diverse usando le abilità speciali di ogni personaggio, c'è una certa dose di fortuna, però insomma ci sta. E diciamo che ha più a che fare con la pianificazione che con la tattica, quindi è lì la collaborazione molto. Ma ci si può tradire a vicenda? Perché io ho un gioco molto bello che si chiama Dead of Winter, che è ambientato un gioco di zombie dove bisogna gestire una colonia e puoi avere il traditore che si frega tutto il cibo e fa morire i bambini. Tommaso, questa è la differenza fra me e te. No, perché questa cosa di incularsi a vicenda? Collaborazione, amore, pace. Va bene, e con queste bellissime parole io direi possiamo chiudere la puntata di oggi. Questo era la rubrica. Ferruccio, ripeti il titolo. Al tavolo con Ferruccio. Al tavolo con Ferruccio, non se lo ricorda nemmeno. E io ringrazio Marco Farenz di essere venuto. Grazie a voi. E magari non sarà nemmeno l'ultima volta, ma probabilmente sì. Accetto questo mio triste destino. e poi ringrazio anche Simone che appunto ha dovuto uccidere la famiglia pur di partecipare a Ringast. In verità ho saltato una cena col suocero, quindi grazie Ringast. Era quello l'impegno che hai dovuto sacrificare insomma per partecipare al nostro bellissimo podcast. Va bene ragazzi, questo è quanto per oggi, ci risentiamo probabilmente a qualche punto in maggio. Donate, che così vi arriva sicuramente una puntata al mese. Ciao e grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Come discusso nell'episodio, vi ricordo che il sito lo trovate sempre allo stesso indirizzo di prima, rinnovato, quindi www.ringcast.it. Il feed per scaricare gli episodi è cambiato, dovete ricordarvi di cancellare l'iscrizione che avete attualmente, perché molti client non la aggiornano quando cambia, quindi cancellate l'iscrizione che avete e riscrivetevi a Ringcast, semplicemente potete cercarlo nuovamente, oppure potete inserire manualmente il feed http://ringcast.podbean.com/feed. Inoltre, come si è detto, abbiamo aperto questo crowdfunding, lo trovate andando su www.ringcast.it, sul lato destro c'è un bel banner scritto supportaci e insomma potete vedere tutte le varie opzioni di donazione e anche i goal che si possono sbloccare.
Per il resto i contatti sono rimasti identici, quindi rincast@gmail.com, tutti gli aggiornamenti appunto li trovate sempre allo stesso indirizzo di prima. Su Twitter ci trovate a www.twitter.com/rincast, su Facebook, iTunes e G+ ci trovate con keyword Rincast. È tutto, alla prossima!